Anima di Time benvenuti all'Anima di Time. Siete con noi? Siete con noi? A parlare di cartoni animati. Con i teleggiacci? Con Paolo, solo perché i teleggiacci sono affanculo. Era... Madonna, che coglioni la gente in chat, è come se noi non lo capissimo. Oh, Ma oh, ora vi sento. Eh, eh. Paolo non sa impostare le cose. No, no, questa è colpa no, di OBS. Non, di non è, colpa è colpa mia, di colpa di colpa di di OBS. Di OBS. è colpa di OBS. È colpa di OBS. Che na sei ehi lo faccio metallo audio, no audio, audio, siete tutti mutati e troll. Solita storia. Oh, originali, comunque anche voi in chat. Eh, nel senso. Eh, non si, siete. si sono abituati vale. a un certo sono modo di facciare la cosa. Buonasera. Non ti trovo a zero Che cazzo scrive quell'altro? No, comunque lo stavamo ascoltando da questa Tinteu. Uh, che tra l'altro si scherza drag Dragos. Che è successo? Buonasera, non mi sono visto invertito. Non mi, non mi, non Vi non ho spostato. È... Io ci siamo rimessi come sì, al solito. Tu e il tuo CD. Vabbè, tranquillo. Buonasera, comunque. E noi comunque non Ciao. la sentiamo la musica. Niente musica, ma io Ora la ma sento. Sento, ma molto io basta. Vabbè, va bene così, lascia stare non Wei, Sono stanco. Ciao a tutti, benvenuti in una nuova live di Anime Tea Time. Come state, ragazzi? State bene? Noi riusciamo a dare una riunione di due ore. Vogliamo ci puntarci fate... una Glock 44. Allora, no, no, eh, no, no. E eh, siamo molto di stanchi. Energie, molto un stanchi. Di, un infuso di energie, di adrenalina. Paolo Ma... di... oh, diceva Taurina. Vabbè, che, che cazzo vi pare a voi? Sborra di toro. No, non è vero, non è la sborra di toro. Lo è un falso dico. mito. Eh, che cos'è la teoria? Eh, che cos'è cos quel mito? Spiegacelo. Però eh, immaginate, eh, allora, voi immaginatevi delle molecole. ora Ci sono varie molecole di iperergizzanti, tipo, tipo la okay. teina, tipo la caffeina. Teina e caffeina? Teina sono... no. Fruttosio sì. Allora ti svelerò una grande verità. La teina e la caffeina sono la stessa molecola, sono solo isomerizzate, cioè hanno qualcosa... Cambi... Dei versi cambiati ma sono la stessa molecola sì, L'autorina è una molecola molto similare a questa È solo che hanno, ehm, diciamo così, uh, la funzione energizzante ma maggiorata rispetto alla caffeina e alla teina Perché hanno queste isomerizzazioni più forti Poi la biochimica sì, non è un, il mio campo quindi vi posso dire solo le basi E' anche il mio tranquillo dice Mapo uh, la Torino è contenuta nel libro dopo statico del Toro no? E... Tanto vale lì hanno dato questo nome giusto? sì semplicemente è stata ritrovata lì però non è che utilizzano quella del toro per le Red Bull è solamente il nome originario Vabbè, da lì anche perché al 13 dovrebbe essere il lavoro di quello che masturba il toro per uh... Ti immagini però chissà quanto dovrebbe essere pagato uno per masturbare? Sì, cioè c'è il sessatore di pulcini e poi c'è quello lì che lo fa col cavallo quindi cioè, quelli lì che aiutano i cavalli ad accoppiarsi è come lavoro proprio. Bello, Immaginate quelli che lavano il culo eh, agli elefanti invece. Cosa ho so sbagliato io nella mia che, vita? Che, tipo, che entrano Ma dentro che il culo delle elefanti. Sono lavori orribili, eh, però. Sono lavori più che più ti pagano anche bene. Eh, Poi perché sono orribili. Però ci devi avere il coraggio e la voglia di fare. cioè, devi prendere un cazzo di tipo due metri in mano, lo devi ficcare in una magia. cioè, non è proprio bello, capito? <ride> <ride> un po' strano. E Lui, è il stessatore di pulcini c'ha un lavoro più gentile alla fine. Che lì semplicemente soffiare sul pulcino e vedere che sesso c'ha. Posso dire che, secondo me, un anime sul masturbatore di cavalli potrebbe essere molto interessante. Ma è, basta che non lo mixano con un mamusume, che poi diventa pericoloso, secondo me. Guarda, eh, ormai io ho i miei dubbi che non ci sia un manga su questa cosa qui. Potrebbe <ride> tranquillamente esserci. L'altro giorno mi stavo leggendo Battle Sexer Seis Shiro. Forse Paolo l'ha visto da qualche parte, prova a ricordarglielo, è un manga di questo tipo eh, che sta in un futuro eh, post-apocalittico dove il sesso ha smesso di avere solo funzione riproduttiva ed è diventata una vera e propria arte marziale. <ride> Ok, e sì, quindi... sì, sì, lo conosco ovviamente. E quindi ci stanno... Non ci stanno letto, stanno lo leggo, olimpiadi, olimpiadi dove è, il sesso il e è il la stesso. disciplina e si vedano col sesso. <ride> sta... Eh, la quindi... lotta finale tra il protagonista... Che poi c'è solo un capitolo, che è il capitolo 100. Eh, certo. okay. eh, dove c'è il protagonista che lotta contro questa Amazon. E la cui bossa finale è una penetrazione forzosa dall'alto. Ah. Eh, <ride> una, una culata <ride> sul pene. che se la dai male... Trost... Ah. Eh, chiedono, la il stava, del, chiedono il nome del, ah. del fumetto in chat. Battle Sexer Seishiro. <ride> Perché loro no, invece... fanno il battle sex, non fanno il sex. Ma invece, scusami, è del tanto discusso. Com'era tipo Dick Fight Island? Com'è che si chiamava? Quello che si sta tipo, parlando tantissimo là nelle community, eh, è è Ah, quelli là, la... però quello in là è quello, è... quello dell'isola iso... dell dell'isola però quello è BL. Sì, sì, che si prendono eh, sì, a, beh, io... a... a colpi di cazzi. A cazzate, hanno reso un, un fenomeno intero quello che era un episodio. di eh, I due Willer fondamentalmente cioè, si, si, si prendono ammazzate letteralmente. Mm, chi è che non vuole un pisello in faccia? Eh. Non lo so. Non l'ho non letto, non letto manco, però, secondo però me no, no, l'ho visto circolare molto più che altro Che ovviamente è diventato subito un, un tormentone. Un meme, un argomento di punta. Cioè, sì, come anche quel manga del, dell'otaku che tornava a 10.000 quello 10.000 avanti Cristo si chiama. Di... Ecco, io però a questo punto avrei una domanda mh, da fare al nostro Paolo. Scusa Paolo, ma eh, questi, qui, questi sono cartoni stupidi, cioè fumetti stupidi secondo te? Certo però che non lo anche Assolutamente allo stesso livello di stupidità di Starlight. No, perché mica si prendono sul serio sti cartoni, sti fumetti. Starlight invece Ci si pensa Storici uh, pure, secondo Si prende un po' sul serio. Starlight si pensa che diventare un'attrice sia un sogno che valido. Che ma stupido, che schifo. Che stupidi, vabbè. Che, diciamo tutti gli attori che stanno avendo dei sogni stupidi. Cioè, sì. il vostro livello di stupidità è un livello di stupidità più basso, più alto rispetto alla stupidità della gente che lotta facendo se che allora, fa sesso, lottando. Io ora ti dirò una cazzata. grande verità, Giaggio Quando tu eh. vai, me la, me la, Questa grande verità lo sai chi me l'ha data. L'ho eh, trovata eh. dopo che Kaushiro mi, 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 mi ha aperto gli occhi. Vabbè, Kaushiro, vabbè, quello è il capolavoro. Okay, ci siamo. Grazie, vabbè, grazie, vaz grazie, Vaz, per l'abbonamento. Grazie, Vaz. Eh, dopo vaz. questi discorsi, era d'obbligo per rinnovare l'abbonamento. Grazie <ride> mille. Che vaz. ovviamente il nostro Tacco bot figurelli. non ha letto. Figurati, perché non l'ha impostato bene, ne, eh. abbiamo ne abbiamo parlato anche in riunione eh, per farvi capire il livello. Allora, e ragazzi, guardate il counter si avvicina ai 150, eh, perché se ci arriviamo c'è cioè, da fare top Ricordatevelo, eh. cosa mi ha, mi, mi ha, mi ha, mi ha insegnato Caucionino. Che Co 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 -cocious. Co insegnato. mi ha insegnato che se c'è anche l'1% di possibilità di perdere, non ne vale la pena. E seguire la via dell'attore non ha solo l'1% di possibilità di non riuscire, ma molto più alta la percentuale. Quindi, mm. non è okay. un gioco che ne vale okay. la candela. No, non è che siccome qualcuno ci è riuscito, allora significa che ne vale la pena. Fammi, fammi l'esempio di una cosa che non abbia almeno l'1% di possibilità di fallimento e che quindi non è stupida, per il tuo ragionamento. <ride> Però... Ricordandoci che l'unica cosa certa nella nostra vita è la morte, quindi. ma scusami, però tu ora stai cercando, ecco, vedi, stai in questo momento mistificando Bannate, Sergio, per favore, sofismi, sofismi, stai facendo un sofismo perché io ho preso no, quella no. di un cartone, so... ho preso è quella è di un sofismo. cartone e l'ho riportata a una realtà, ovvero che non è un 1%, ma lì è una percentuale molto più grande e allora non ne vale la pena. Poi nella vita è vero, ci sono, non è che tutto ha la certezza, però sai, un lavoro più sicuro è decisamente più certo. Poi oh, io, io sento, lo senti anche te il rumore delle No, 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 su... no, sei tu che sei tu che non, eh, non non puoi accettare una realtà dei fatti. Ma no, lo capisco padre, perché che... sei io. Perché la la realtà una dei fatti eh? paolo, è paolo cazzata, Paolo, dai. <ride> Cioè, allora, che tu, che tu reputi, che tu reputi il, fare un, uh, il fare quel determinato lavoro una cosa stupida è un tuo problema, però è una cosa tua. Però, cioè, che tu voglia spacciarlo per un discorso oggettivo e una realtà dei fatti. Ma... Anche, anche scusa, perché scusa, ti dirò. Cioè, vabbè, quel, ho riso quel per Gardvanitas, perché mentre parla di queste cose, lui, diciamo, è dato un attimo. Continuate, continuate. Eh, cancellate anche il messaggio suo, per favore. Non l'ho letto, non le sì, non ho letto quello di Verde Vanitas. Basta. <ride> non l'ho le letto. <ride> l'ho appena letto perché. Eh, non le voglio più vedere ste cose in chat. Per favore, cancellate. Dai. Su, nemmeno per scherzo. <ride> che cazzo. E Ma poi ne ti ne voglio, ne voglio ne ricordare ragazzi, se. se... Se quello dell'attore. Ora guardiamo. Se quello dell'attore ha questo problema, io ti ricordo che quello del streamer è anche peggio. E lo stai facendo. Quindi, ma io scusatemi, lo stai facendo? Per me è un hobby, ecco. <ride> Scusatemi Io sì, ho sostegno oggi, non c'è proprio possibilità, no, non ce la fai ma oggi. Scusatemi, oggi non ce la posso scusatemi. fare, fammi vedere che video ha Ma in tutto cazzo. questo, la no, volete sapere qual è la cosa? Non... Che è quello che punta per fa fare più guadagni sono io che gli dico: <ride> No, ragazzi, guarderei. proviamo a fare questo, proviamo a fare quello, e loro no. Che dici? Io queste cose non allora, le faccio. Eh. A me fai eh, e, dobbiamo, e dobbiamo, fare, dobbiamo metterci a parlare della nostra videochiamata con la nostra manager. Adesso in live con i nostri abbonati, i nostri spettatori. Non ho capito, scusa. Oh, che schifo! Che schifo i non mi piace guardarli, eh. cosa, no, cioè, tu, ma quando è comunque quando l'ha detto <ride> è incredibile il tuo modo di distorcere la realtà. Mamma mia, io non mia, guardo oh, i cartoni cioè... perché poi mi annoio. <ride> ma quando l'ha dentro? Ma diceva c'è con quella rigione Me lo spieghi? Cioè, potresti fargli dire cose molto peggiori oh, tipo, di quelle Starlight, sui Starlight allora, è un stupido. cartone serio e quindi potresti quindi mi fargli solo dire: Tipo, eh no, ma io non voglio fare live uh, diretta ad un pubblico femminile perché odio le donne. No, E invece no, mi no, fai di che so non so gli so piacciono so i so cartoni. So. Ma qui ci oh, ma che cazzo, Italo, ma ho appena detto alla chat: Ma alla... cazzo, ma alla mi levate contro sempre comunque. Voi eh, ma io, stavo... io. Ma, io, ma io stavo facendo un esempio a Paolo delle cose che potrebbe farti dire. È uguale, lo... <ride> Ma ho no. è uguale. No, ma no, non no. Non no, mi dissocio, mi dissocio. <ride> pulire, pulire. Io. No. io le amo le donne. La greenhouse ah, ti, ti dobbiamo. Regà. Porco dio, non le voglio vedere nemmeno per scherzo. Ste robe in chat. Quando lo capi ora vi banno e non vi sbanno. Eh? Io lo dico: e basta. Troppe <ride> cazzo. <ride> <ride> oh, ho, resisti ho resistito per un bel pezzo. Ma no? basta. Cioè, non fa ridere. Solo Già Giù non ride, però, di queste cose. <ride> Va bene, anche se non ride soltanto me, io in chat non ce le voglio. Caccia. Vabbè, sì, è legittimo, ma anche io. Cioè, mi <ride> sono messo in un coltello ironico. <ride> Scusate, non mi fai morire, Italo. Che dopo che, che l'hai tirato così boom dal nulla, poi, no, anche io, effettivamente. Ma no, perché è un contesto ironico Cioè quello è entrato in live Ha detto buongiorno picchiato e, <ride> È un po' troppo Begozzi ha sospeso no. Dite lo scagliello per 600 secondi Grazie Begozzi eh no. Banniamo per favore <ride> Ma già giù è stato di furia. Io pensavo che aveste capito che quando Giagi è stanco, a una certa non resiste più. E tutto quello che cova dentro il sebo. I che ha dentro lo ributta fuori? No? Il problema è che tutte eh. queste volte succedono in live. Cioè, eh, ma ultimamente è difficile trovare un giorno in cui tu non sia stanco, eh? È eh, vero, è ma già giù, ma, fa portata, qualcosa, portata, ma, ma perché non Beh. dormi un poco? Ma io dormo, è quello il problema! Ah, io dorme Amore ora, Paolo! Lui fa una cosa eh. che noi non facciamo! Ma eh. io, io stasera sono uscito alle sei e mezza di casa, sono ritornato! L'avete visto che erano le cinque! Sono stato tutto il giorno eh, fuori. Ma tu, eh, tu al massimo devi parlare con una vecchietta che c'è l'Alzheimer. Eh, che si dare una medicina alla persona. E secondo te? <ride> non, e secondo te non è una cosa stancante chiedere a una signora di 80 anni che cosa Paolo, ha? E lei mi dice: Paolo, Paolo. No, perché Paolo. mi misero Tirami... mi una cosa. Tirami... cioè, Che vai a tirocinio e poi sei stato ascoltato tutte due ore di videochiamata mentre eri a tirocinio. Non fai un cazzo, Dio madonna. Vabbè, mi ascoltavo, Paolo, Non è che. Mi ascoltavo, Non è che non facciamo niente devi un sacco praticamente la migliore da essere martina che ci doveva dire le cose se eh. trasformate in due che dicevamo le cose a martina che quella butta perché non poteva parlare perché parlava tra di noi poraccia <ride> e mi sbida sto a, animated time mi sta rovinando la vita non pensavo l'avrei mai detto <ride> c è, c è, c è torniamo sui binari prima uh. di andare con il tema c'è cioè Luca il, il poretto che mi aveva chiesto <ride> perché sotto Asadora c'è cioè, scritto romanzo seriale, uh, romanzo seriale a fumetti e aveva chiesto ma uh, Planet Manga mi sta dicendo che è un graphic novel sì. no praticamente quello si, rifer si riferisce agli Asadora fondamentalmente che sono i drammi mattutini uh, che vengono trasmessi sulle televisioni giapponesi a cui uh, il, uh, il manga si rifà col titolo per questo c'è il romanzo seriale Ah no, ah no? Non, è un, non era per dire che è indirizzato no. al pubblico della Graphic Novel, che è un pubblico più alto rispetto a quello del manga. Peccato. Eh, no, questo lo dice chi c'ha la mamma puttana. No, ma perché sempre queste conclusioni? Oh, ah, ho cioè, messo questo, gli occhiali. Eh, questo, questo ti dà fastidio? No, 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 però quelle altre cose ti fanno ridere. No, non si usa, non si dice eh, mamma puttana. Eh. eh, mamma che fa il lavoro più vecchio del mondo? No, non si dice. Almeno quella c'è per riportare a casa la pagnotta, è un lavoro rispettabile Vabbè, comunque, comunque tu hai detto del tema di oggi, ma perché abbiamo un tema oggi, scusa Ho capito Beh, <ride> tu ci hai provato a fare un collegamento prima Eh, vabbè, sì Che cazzo, perché è partito il Google? Che, che cazzo È hey, Google non lo, non, non lo so, Google ti ha detto Eppure eh, il mio è partito No, no, che tema sulla comunicazione ieri, io... perché? Il mio no. Il mio è molto scarso. no sono andato fuori fuoco. E. Fuori. Rimborsate i punti a cazzo. O oh, vogliamo del video, io l'ho visto quel video lì, ma ci stanno vtuber quindi per me è da cassare. Che... Sì, no, no, rimborsate cazzo, rimborsate fra. Oh, decidete voi. Fuori fuori. Vogliamo parlare degli anime stupidi, oppure ci vogliamo vedere qualche video? Forse c'ho qualche video. Possiamo fare anche tutte e due. Possiamo fare tutte e due, Sì sì cioè. Ma io... ho un problema. Sono fuori fuoco e non ho il software per mettermi a fuoco su sto computer. Porco dio, l'unica volta Prendi la telecamera, prendi la telecamera, portatela in faccia. E poi rimetti allontanela. Prendi la telecamera e portatela in faccia. È fissata, dio madonna! Ma perché l'hai fissata? Porca puttana! Megliate la telecamera! No Ciao. Niente, Giaggio è in un altro universo Aspetta un attimo Ma se, se sei fuori fuoco Diario, sei comunque Vanita, bellissimo si è, no. No. Silenzio, no. Silenzio. no, silenzio, silenzio, silenzio. Italo. Ti Aspetta. stimo molto che? Paolo, che ti fa, voglio te. bene Voleva vedere se leggeva l'ha letto. L'ha letto, letto. Grazie Hitler, eh, ti stimo tanto. molto. Paolo, ti voglio bene. Questa resa be è per voi elementi fondanti di questo canale. Ciao, Tranquillo, <ride> oh, tranquillo Grazie mille. Alcuni, eh, avere, avere il favore di Vanitas, che è tipo la persona col più grande merda gusto dell'universo, non è un, <ride> una cosa di cui vantarsi. Sì, tipo, e, e magari non, non fare le cose che ci hai detto che hai fatto prima. e Ascolti, i robot arrestano. Secondo, Va no. bene, tranquillo. Noi siamo qui. Provvediamo no, il forte. Andato? Riusciamo a parlare. Paolo, non ti preoccupare. Di non entrare in palico come sta succedendo a me. Senza Giorgio mi sento perso. Non ho più un punto di riferimento. Aiuto, vi prego. La mia vita sta diventando una merda. No, 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 no. no. Allora, mi dissocio. Allora, riscatto, eh, Imita una YouTube. E tenetevi i punti. Che l'uso di punti vale calcolato per la partner. Top. Bene, spendiamo 50.000 punti. 50.000 punti. Io spendo 3.000 punti. Per Giorgio ti consiglio cosa. Ma come? <ride> ma poi lo dobbiamo fare, però, a queste cose, scusami. Allora, ce l'ho spendi a casa. Il bot non l'ha letto, ma Pentium ci ha donato 10 bit, dicendo oggi siete tutti on fire. Ma non l'hai visto le 6 fiammelle che ho messo nel titolo. Cioè, sono 6 fiammelle. come 6 fiammelle? 6 ne ho messe, ah, okay. 3 a destra e 3 a sinistra. <ride> che pensavo 6 a destra e 6 a sinistra. Dario. Dario 99 che... ha riscattato Italo, recensisce un manga. Va bene, è un attimo che scelgo il manga da recensire Mettete una ricompensa Mentre coi punti cose. per mostrare la scrivania di Ita <ride> Allora Questo qui è un manga americano Vecchio Abbastanza vecchio Però Però il personaggio è Flash Che come... Però bellissimo anche l'esimio Paolo è molto veloce Quindi riesce a correre anche attraverso il tempo Ah E quindi in realtà questo anche se è vecchio come fumetto è nuovo È, è, è fuori dal tempo praticamente Eh sì perché riesce a fare a... FUSH FUSH Così no? Uh -huh. E va avanti e indietro Ah uh -huh. Capito e Infatti c'è poi Tutto un arco narrativo Dove c'è Flash Che fa un po' birichino E cambia le cose fa Uai, oh, io sono veloce Vado attraverso il tempo E cambiano le cose Diventa tutto brutto Ci uh -huh. stanno i mostri Eh Però quello, quello non è questo qua Questo qua ci sta Flash Bambino Bambino Che è, è, è Il pronipote Di Di un tizio Che però è più giovane di lui Ok Perché Torni nel tempo, è molto complicato, però è bello. È bello, mi, mi, mi piace molto anche perché poi ci stanno i colori, che come sapete, è una cosa che qui i manga non si fa mai. E quindi c'è questa cosa innovativa. Comunque, e poi è vecchia, però è nuova. Ah. Molto, molto interessante. Molto, molto interessante. Poi ci stanno delle pagine, ci stanno delle scritte. Pure vedi, ah, ah. scritte. Luca primavera 95 il segno del bambino, ah, bello. bellissimo. E eh. beh, poi dietro ci sta un mini fumetto. Eh. Batman vs Predator che c'è una pagina sola però è molto interessante ma dimmi una cosa eh, hanno riscattato un altro Italo recensisce un manga <ride> se ti interessa <ride> Io lo facevo da un mese tipo mo. allora hanno pure, hanno pure riscattato due Paolo Consiglia e un Giorgio Consiglia allora i due Paolo Consiglia è semplicissimo guardatevi eh, Tania perché me lo sono visto eh. mi mancano gli ultimi due episodi ma bellissimo capolavoro Tania eh, saga of Tania Devil si chiama eh, poi guardatevi eh, l'ottavo figlio, eh, stai scherzando, eh, bellissimo, anche questo capolavoro Isekai, sto guardando tutti gli Sekai degli ultimi cinque anni. Oh, figurati se potevi eh, consigliare giaggio. un cartone bello, eh. No, mai, mai. Già, -gi. Due consigli, uno peggio dell'altro. Ci sono anche due Giaggio consiglia, un altro no, recensisci manga di, me, di vale. Italo e una, un riscattato pure un Italo consiglia. Com'è che sono messi a riscattare tutte ste robe che. oggi, scusate? Eppure un fatto insultare questo... da Giaggio questa è l'ingall sì, che, che parla degli indiani d'America. Disegnato da uno che si chiama Moebius. Quindi no, Treskrit strano, comunque ci sta questa ok che è Forse è il Mocebius. Comunque regga non bene, avete ancora e capito che quei so, dei mod non li dovete leggere. Sciodoroschi, che è uno che ha fatto pure i film tipo la montagna magica. No, che lui si faceva le vasche da ayahuasca ci nuotava dentro e vedevi i mostri, ci facevi film. E qua praticamente ha deciso di fare gli indiani d'America, che però sono nel futuro. Questo Yingal, no? Perché sono tipo Yinga, però con una marcia in più, che è la L. E' è molto bello pure questo, perché colorato questo non è un manga. Questo, già giù lo sa, questo è un band dei Sydney. Ah! E... e, e, e è eh, eh, proprio un altro livello qua eh, se non già hai 56 anni 7 lauree, 8 master eh, 4 certificati con un cavalierato di grande croce della sacro ordine conferito dalla vigile Elisabetta tu lo puoi leggere ah, eh, io ho tutte queste cose Madonna, ma anche per questo leggere. faccio il recensore di fumetti e di manga ah, 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 perché ah, altrimenti eh, andavo al McDonald's no? eh. OloTrab mi dice senza offeso Paolo, ma non userò mai un Paolo consiglia. E la mia risposta è: E sti <ride> cazzi? Scusate. Ciao. Ma... Se l'è meritato, se l'è meritato, questi cazzi eh, Giaggio consiglia di guardare Kabaddi ca Basta, basta, <ride> basta Ma perché lo leggi? Non lo leggere Ma perché là, non posso non leggere L'ha pure scritto tutto faccato perché Kabaddi è poi, bannata come parola Ma poi io, cioè io non capisco, ma perché vi sembra che voi leggiate, no? Al momento in cui siamo più stanchi e devastati dalla vita E proprio in quel momento riversate tutto ciò che ci distrugge Ce lo fate apposta, bastardi. Eh, intanto, tu hai due, yeah. due, due, due giaggi. Consiglia, Giaggio. Sì. Intanto allora. consiglio il mio. Uh, si chiama Change Get Robot. Mi Il uh, <coughs> italiano l'ultimo giorno della terra, cioè, roba del È un anime fichissimo. Se vi è piaciuto pure la Gan. Gura la Gan. Ha rubato tutto da questa anime qui, e comprese le pose, e, ed è una roba super iper, mega ultra e uber tamarra. Un sacco di botte, Roma Nagare. Che arriva dalla luna con un robottone tutto nero e spacca il culo a tutti quanti. Qua è, è bellissimo. È bellissimo. Fa un viaggio quale nel tempo, Roma Nagare. È oh, una allora, visto, visto che eh, l'ha visto anche Italo, cioè lo sta guardando anche Italo adesso, vi consiglio uno dei miei cartoni preferiti di sempre, che è How Heavy Are The Dumbbells You Lift, uh, Dumbbell mm. Kiro Moteru, che è una bellissima serie con le ragazzette che fanno palestra e ragazzoni giganteschi e super palestrati che bachi scanzati che fanno palestra anche loro. E a parte che è stradivertente, ma è anche abbastanza informativo, anche se non so quanto nell'effettivo sia tutto giusto, perché Orange aveva molto da ridire l'altro giorno che lo stava guardando, sta cosa è un po' troppo, è così. Eh, ha avuto robe da ridire. Vabbè, orange non capisce un cazzo di cartoni, quindi nel senso non sappiamo quanto no, effettivamente, no. quanto effettivamente il suo valore, il suo la sua opinione fosse da poter prendere in considerazione. E questo è uno, e l'altro, 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 l'altro che ti posso consigliare, non ho la minima idea, non lo so. Boh che cazzo di Ma Le critiche sua erano sulle spiegazioni. Sì, 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 su quello ovviamente. Cioè aveva delle robe da ridire sulle spiegazioni, non è che le ho ascoltato più di tanto a me di quello che dice Orange, non me ne fai un cazzo. No, vabbè, però ci può eh... stare, visto che il suo capo se qualcosa non, non va no, bene... No, tra l'altro gliel'avevo consigliato io proprio per quello, Dumble. Mm. Cioè, per, per farci anche tipo per parlarne, poterci fare le reaction, ricordi c'era mm. il tizio, quel... Mm, l'Otaku Palestrato americano che faceva proprio le spiegazioni puntata per puntata. Sì, sì, sì. Era fighissimo, cioè, per me era stato interessante come cosa, non ironicamente parlando. E poi, boh, non saprei se c'è un altro ancora, che palle. Uh, no, non sono un grande fan di Antaro. cazzo gli ha detto... Con... Dore mi, Dore mi, Dore mi. Cazzo, io ti consigliavo di, di dire il PV di Hololive Alternative. <ride> è un PV. Eh, guardate Olonografie, Olonografi, l'anime che esce settimanalmente delle Hololive, che è terrificante. Io penso che autori più, boh, con, non so che problemi abbiano, che, che sostanze stupefacenti assumano, ma hanno cioè, qualche problema di quelli che scrivono quel cartone. Allora, mm. Domex ri Scatto un ringraziamento dicendo ringraziatemi per essere un bel follower. Sei un bel follower, <ride> ti ringrazio, però saresti un Grazie ottimo e un eccellente follower se ti abbonassi. Comunque, e poi sei, troppo egocentrismo non fa bene alla vita. Uh, scendi un po' dal piedistallo perché non, per noi non vale un cazzo, Domex. Comunque, sei un, sei un buon follower, bello, non saprei perché non ti ho mai visto, e quindi non posso giudicare il tuo lato esterno. No, io l'ho visto, è molto bello, me lo scopo. Oddio, però. però... Però aspetta, cioè, gli AniTuber normalmente giudicano il lato estetico senza sapere niente in merito Quindi tecnicamente potrei farlo anch'io su Domex vabbè, No, però lì si parla di un essere umano però, non di un'anima. Ma che, che cazzo per dire, scusa, il, il braccio che non fa le animazioni e non si muove non è una roba di un essere umano? Non conta? Vabbè però, vabbè già, già hai vinto tu Ma che è sto volo pindarico? Ma eh, <ride> che è sto volo pindarico? Eh niente, è un riferimento alla live di ieri eh, ah, ieri. ah ok, no, non lo capivo, per me mi sembra tipo un volo più... E, e ci credo, ogni volta che faccio le live interessanti te scappi. Dormivo. Sì, bello, ti scappi. Dormivi? Ti sei divertito un sacco Paolo su quella eh? Micchia vero, che... ieri sì. No, ieri in realtà sono rientrato a casa alle nove, quindi manco posso dire che dormivo vero. Magari, l'energia. L'energia. Degli... Cazzo, dovevo chiamare, la, il, chiamare il, la live di oggi l'energia degli anime. C'era eh, cioè, questo brutto. tipo, Paolo, che diceva che secondo lui la caratteristica principale dell'animazione giapponese è l'energia. Che minchia significa? Perché loro gli insegna, gli insegna ad animare con energia, Paolo. Ma che mica significa? Questa, scusa. Aspetta, e questo, e, questo era, e questo era un animatore. Eh? Ah, ah, un sì, animatore era americano animatore che, che lavava tipo Frozen. Poi ah. c'è uno seduto sul divano che era uno dei due del canale che sapeva più cosa sì, dell'animatore. Sì, davvero, mamma mia, ha blastato male proprio. Allora, visto che state parlando di braccio, che ne pensate di Mecca Ude? Oh, su Sottornate le domande Oddio, di Pollo? Que no, questo è Claudio. No, è Claudio, è Claudio. Pollo ha riscattato eh, un video, ragazzi, che si chiama eh, Si chiama Lettera a Sasuke: Tra parentesi, Naruto di Palermo Ninja. Cioè, ragazzi, sembra un cazzo. Ma capolavoro. io me lo vedo subito, no, adesso, tipo, vai, Palermo aspetta, Ninja. Aspetta lo metto. Aspetta, aspetta. Allora, qual mi qualcosa mi dice che, che è un capolavoro assoluto. Sto video di 4 minuti e 59 secondi. I Vabbè, commenti sono il miglior video del 2020. Ti prego, fanne Aspetta. ancora, ne ho bisogno. Grazie, Dario. Eh, lo, sto, lo sto mettendo. Ma ah, si chiama Dario? So, allora, vediamo un po'. Sto no, annegando eh, nelle mie lacrime. La madonna. <ride> uh. Neanche sono 5 minuti. A Palermo, nin Palermo Ninja Production. Paolo non, <ride> Paolo non costringere ad abbonarsi. Sembra una cazzata ma serio o non ce n'è una persona dall'altra parte dello schermo e dà dei sentimenti, cattivo. Olotrab. Se i sentimenti sono no. per come li scrivi, sinceramente. Cosa? Oh, porca puttana, invece di quella di nostra sì, live, ho... vai a studiare italiano. Sì, ma poi Olotrab lo prende tutto sul serio. Cioè non è che vogliamo costringere qualcuno a abbrarsi se no pigliamo le pistole andiamo a casa delle persone no! e facevamo le rapine ecco no. piuttosto c è, c è. che fare gli stream ci no, dissociamo no. da queste cattive abitudini. Noi no, ipotetico. No, noi non vogliamo è fare dubbio. limitazione di arancia meccanica. Ci dissociamo. Eh. Di qualsiasi... quella, non è manco una rapina. Quelle è di loro che si sono a pestare la gente. <ride> eh, dice dice Margherita Crack: Come ha funzionato, però. Allora siete tutti come Margherita Crack e abbonati. Ma infatti ti amo per questo, Margherita. <ride> Ti amo, quando sono... Sì, bronzo, che poi è un uomo, quasi sicuramente. Ti amo di più. Vabbè, vado, faccio partire a Palermo Ninja Production. Eh... Andiamo con la Palermo Ninja ah, Production. Aspetta, aspetta, Dai, non, la, cosa... non la farei partire eh. subito. Aspetta, 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 te lo dico io quando la fai partire. Falla Beh. partire... Ora. Perché questo. Perché ho fatto partire lei? la pubblicità nel frattempo. Così <ride> si abbonano non voglio cazzo. vederli. Solo. Mamma mia, Paolo! Sciencamente solo. Ormai mi lascio alle spalle tutto. Tutti i miei ricordi, tutti i miei legami, tutte le mie gioie. Abbandono tutto questo per sempre. Ora più che mai non vedo altro che buio eh? e oscurità di fronte a me. un soffio nostalgico, gelido come la morte stessa. Niotto. Ma non è una lettera è qui C la cosa che è? Una lettera recitata Non so se andrò Ma se sarò capace di resistere Mi sento già morire Pure il sottofondo ha messo quello Se sono un bambino Sasuke Non riesco a vedere una vita spegnersi per mano mia no. Un destino troppo triste Troppo doloroso Ma dal punto di vista di chi sta parlando? Di Sasuke ma è lettera Asasuke assos... Ed è una lettera Asasuke assos... Sicuramente per tutti questi anni Chi mi autorizza a separare l'anima dal suo corpo chi? Certo E anche perché la... l'unica cosa che mi ha permesso di continuare sì. la mia triste sì. esistenza È stata la speranza, <ride> la speranza No scusate io mi sento, sento cattivo così Stesse mani Quindi perché adesso esito? Perché mai? Forse questa è la sostanziale differenza. Ma via il 2012 e questo! Che mi aventi il video! Come dovevi averlo? Diare probabilmente non ci riuscirò mai, in fondo. com'è possibile provare quel sentimento verso una persona nelle cui vene scorre il mio stesso sangue? Sangue sì, rosso, come un tramonto d'estate. Meraviglioso, meraviglioso. Rosso tale. come un tramonto d'estate meraviglioso Ricordi e letale. Ogni momento mi tormenta con me sì, un tramonto d'estate è in Italia soffoco. no? Perché è successo? Per quale motivo la mia vita da quel giorno è destinata ad essere come un freddo mattino d'inverno inverno? È buio. Troppo buio. Mi aiuto. Qualcuno mi aiuti. Ve lo prego, aiutatemi. Ma No, ma è stata la sovrapposizione? Sono è sono, grandissima. Basta. Togliverò dalla faccia. Dolore, la mia determinazione. Ah! Già. Pesche tantissimo. Vabbè? Lei sarà la mia compagna in questo lungo cammino di tenebre. Lei mi spingerà a trovarmi faccia a faccia con colui che mi ha privato della mia stessa esistenza. E quando arriverà quel giorno, che gioia! Ma come cazzo ha trovato questo gioia. video? Magari non andrà così. No, no, è ovvio. Non si ricava nulla dalla vendetta. Mi è stato detto più oh, volte, eppure, non vedo altre vie da seguire in questo momento solo un fiore luce a punto, no, circondato no. da una follica foresta di rubi spinosi che tutto inghiotte e quella luce che sarà mai. Suppongo sia. Ma che cazzo ne so? Sì. No, no. no, la dai, mia libertà. No. Ora sono stanco. No. Voglio solo accasciarmi inebriato dal triste suono della pioggia che cade su questa terra macchiata del sangue di un innocente. L'unica persona che abbia cercato di capirmi L'unica persona che mi ha fatto trovare la forza per andare avanti A lui che... probabilmente devo tutto ah, ma... ma non posso più seguirlo No, non più ormai ma I nostri destini pure ci dividono Amico mio adorato E forse per sempre A lui probabilmente devo tutto io in cuor mio, però, ripongo la speranza che un giorno tu possa comprendere il mio stupore... BASTA! non saper dimarmi. Non finisce più sto video! Non di diciamo, a a no, ci sto capendo un cazzo, si immagini a, a caso brutte, brutte a pure! Ho fatto il close-up sì. di quel tizio che c'era in sul so più strano che io abbia mai visto nella mia vita! Amico mio, fratello mio... Ma è una lettera di no, Sasuke. Non lo so! È una lettera di Naruto! Tra traccia di Morfeo e Sasuke. Di Ma, non è il il Ma è lettera. È a Sasuke! Doveva essere lettera di Sasuke. Ha sbagliato. Che sia che io lo so. Non dimenticheremo no, non mai. Non lo faccio più, addio. Addio. Addio, vedi Naruto! <ride> Vedete che si è firmato Naruto? La lettera di Naruto a Sasuke! Si, sì, ma al finale che cazzo è? <ride> Palermo Ninja è un fratello, direi. Allora, il pro, cioè. Il problema di tutto questo è che, tralasciando, vabbè, il, 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 la, 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 la scelta di linguaggio molto cringe, è che poteva anche essere una cosa bella in sé per sé. Ma sto montaggio da primi 2000, con la musica sfasata, e sto doppiaggio super enfatico ma ha fatto malissimo. Ha rovinato tutto. Gli lascio un... Ba... Poteva, eh, poteva essere anche una cosa... Bella in realtà Allora gli lascio un commento è Maestro la cia... è, esatto, Questa è proprio la definizione oh no. di cringe Quando oh, è cringe ridi, ma Ti senti in imbarazzo per chi l'ha creato Questa cringe è letteralmente tantissimo. la definizione di cringe Mi sono iscritto ragazzi Ha fatto solo un video ragazzi Non ha più fatto Solo questo Solo questo nove mesi fa E io ho scritto maestro lasciaci un altro video Ti prego maestro Magari gliel'hanno gliel cancellati quegli altri. Comunque c'era Tremartos che ha riscattato. Tieni il VIP Grande Tremartos dicendo Bravo. anime uguale MC al quadrato. Allora, aspetta un non minuto, credo. ci penso io subito uh, al Vip okay. e nel mente ha mandato un video Vanitas. Ma io a me tutto ciò che passa da Vanitas fa schifo. Non so se che, che roba è, <ride> non lo so, vedi vediamo un po' se è qualcosa che si possa vedere. Dagli un'occhiata. No, che dai. Beh, io, è arrivato oh, tra i nostri vip. Di uh, uh. anime community. Ah, how, ever come, ever. come essere un elitista degli anime? Questo sembra interessante. Io questo potrebbe, essere, questo potrebbe anche essere content. Veramente. Volete diventare anche voi degli elitisti? Ah, tanto seguendo Paolo lo stanno diventando più o meno tutti. Polaretto è passato dalle moete di prima. Se perché Paolo è un elitista. Ah, no, è che c'ha i gusti da elitista. poche di cartoni non capisca niente un altro discorso. Eh, so quelli generati automaticamente. Eh, vabbè, cominciati. vanno anche bene. Ehm... Vabbè, Chico, ce li accogliamo. Però. Ce li accogliamo. Dai, diventiamo tutti insieme degli elitisti. Vado. Vai, vai. The anime community is a very complicated place, mixed okay. a lot of options. Some people might like this show. Some people might like that show. Some eh. like action. Some like romance. Okay. some like Isekai. All people have like, okay? No. So, Luke, if you don't want the cyber police or the social justice warriors on Twitter involved, you have to be objectively correct. So let me teach you how. The first step of being objectively correct as okay. an anime fan or anime elitist is that you have to try your very, very best to laugh at anyone who enjoys soda online. Soda online <ride> no, <non> So <ride> soda online. Ok, quindi questo dovrebbe essere un video dove prendere per il culo di. Sì, sì. maniera sì. ironica, ma speravo che fosse veramente una guida per diventare elitisti, cioè seria, no, sta per culo. Ok, andiamo un po'. Does not matter if you actually have an opinion on it. You just have to act like you're superior to those who do online. And the most elitist will say that you are indeed objectively correct also. Mention how Sora online Gang Geo online è so diventato so much better than your original. Giusto, so questo, 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 <laughs> <laughs> questo è vero. <laughs> questo è vero. Per te di dire che Gang online è eh, ma molto meglio dell'originale, ma, ma, ah. cioè, ma è vero. Cioè, non, non è una cosa elitista, <ride> scusatemi. È, è, è una verità oggettiva, totale tombale io sono così elitista eh, che dico che mi fa schifo comunque eh, infatti Paolo l'elitista ha detto è oggettivo, cioè oggettivo. letteralmente due, co due cose su due che ti rendevano elitista l'hai già detto eh Paolo checklist fate il check next step is a legend of the galactic Eccolo. heroes and <ride> your my animalist page this is a proven fact that all the people with good taste have to love legend of the galactic heroes Because it is simply a 10 out of 10 show and no one can ever argue against you. È it's bad. You don't even need to watch it, but you just have to say you have watched it. If other people ask you for the plot, you can always just say they're too stupid to understand. And the Lord. <laughs> you <laughs> to stop you, <laughs> <After> this, you <laughs> have to learn <laughs> to appreciate serial experiments. Oh, like. anche Sierra Lana, Experience Lana! Sierra Experiment, experiment Slang. complex <laughs> character, or in fact, complex... Sierra. Lara, Lara. Lara. Si, comunque sta thing. Paolo, enough, eh? È vero. Most people finish watching Sierra Experiment <laughs> Slang and, tutte le be honest, have no idea what actually happened in the show and what they actually just watched. This is why, <laughs> to be objectively correct and have your opinions respected in the anime community, you have to go and read 2000 theories regarding <laughs> Lane and write a 50,000 word university thesis yourself about it. Then, afterward, you can truly gain respect and clout amongst the latest And your opinion will forever be objectively correct because you have the finest taste known to men. Next step to be objectively correct, you must never openly confess your love for any Shonen Jump series. This is because most of these series are often loved to death by their fans, but all the other fan bases despite think they're which is why you should never fall into either of the camp because all of your opinions That's should a be idea. objective and does not involve any emotional attachments. <laughs> I don't so be objective. An well, and so you don't have to try to... Maybe be objective. Oh, they do to like all the classics, But you also need to pay more attention to the movie directors as opposed to the movie themselves. This is because when you are praising or dissing a movie, you need to praise or blame the directors themselves. This will make you seem more legitimate and more if Ecco, a No, in realtà so per i film un po' un po' At last, you must read manga. Since <laughs> yes, the title says anime community, but the manga community is so close to the anime community that they're essentially merged together. Reading manga will allow you to look down at all the other anime-only watchers and laugh at their puny repertoire of knowledge. <laughs> Since you always know more than them, your opinion will hold more weight than them, Giusto. making you seem more legitimate and therefore more objectively correct. Correct. Giusto. Thank you for watching. Hope you take this video very Prego. seriously. Beh, non, also... non spotto bugie. Comunque. No, ma io pure non spotto bugie. <laughs> non spotto bugie. Sì, ma è di cazzate uno doveva paresente l'escritto Paolo. Lara, la, Lara, la, Lara, Lara. Sì, ma io queste cose le facevo quando non era mainstream E poi mi hanno cominciato eh, a Eccolo, odiare. eccolo Eccolo <ride> Elitista dagli elitisti Io sono eschimi stato die, uno die. dei primi elitisti al mondo Cioè c'è da eh. Una cosa di cui vantarsi. Quando ancora nessuno parlava di Lara Io ero lì con Lara e dicevo Lara, Lara, tu sì che sei Lara Quando, <ride> quando tutti Lara ne... Lara, Lara, Lara Tomb Raider Lala, Lara, Lara, Lara mi Mia sorella Rider 2 mia sorella orsacchiotta, Tomb Raider 3, 3, 3. Senti quando, 3. quando la scrivi, quando le scrivi le 50.000 parole di tesi Sulle Lane, Ma io poi con la condivisione. Io non ho bisogno di, di fare un, una tesi da 5.000 parole, tutto è contenuto in una poesia da 5.000. Che cazzo di tesi è? <ride> Vabbè, Paolo, lascia sta, sta. La mia è una, diciamo così, un'esposizione eh, metafisica sublimale. Mica Claudio Foxia, poi... no, non cercare nemmeno più di correggerlo su queste cose. C'era Claudio, era Claudio che, che pone le domande veramente importanti, ovvero meglio essere il primo elitista tra gli elitisti o il primo girellaro tra i girellari? Eh... Boh. Cos'è peggio? Non lo so perché poi le due cose non si escludono per forza Perché tu puoi essere anche un a girare l'aro Eh, L'unico anime L'unico anime Gli ultimi cartoni di oggi fanno schifo Però conosci quelli super oscuri dell'anno 80, anni 70 LOL Paolo non fa le tesi, Paolo le chiede Bravo Sentiamo questa tua tesi sull'ara, vai, sentiamo, bastardo Oppure eh, sugli studenti che le chiedono a Paolo Anche se Paolo non è studente Sì, bravo che chiede: Signor Solazzo, posso chiedere la tesi? vuole farla con lei <ride> Mi fa da professore relatore, per favore signor. Nessuno ne sa quanto lei In fondo lei ha visto 1400 cartoni Che schifo i cartoni Olo Trap ci fa una domanda Che vuol dire elitista ci Abbiamo fatto una live, una live. Che però è andata persa sì. Eh quello sì, che purtroppo eh, non l'ha messa panna. No, sul perché canale. quella testa il, il nostro caro amico simpatico Twitch, un giorno dal nulla di ha deciso, un giorno dal nulla ha deciso di eh, cancellare, eh, ti ricordi che prima tipo le live duravano due mesi? Ecco, adesso ah, sì. durano di nuovo due settimane. Però l'ha deciso arbitrariamente oh. senza comunicarcelo e quindi tutte le live in quel periodo sono andate perse. Stra l'abbiamo letteralmente scoperto adesso con il video che cosa vuol dire elitista. Te l'ha spiegato proprio paro paro. Quello che ha i gusti sopraffini e che ha sempre la verità sì, oggettiva. Lui l'ha detta in maniera ironica, un po' per sapere il culo. Ma l'elitista eh è quello che fa parte dell'elite, no? Quello che si sente eh, il suo tutto io sugli anime. Perché magari ha visto tanti anni, Paolo, Paolo, fa quello che la si sa. Crede, ovviamente, però io li ho visti tutti questi anime e mi piacciono sul serio. Sì, sì. Però per non me mi me piacciono, sì. però non mi sono mai piaciuti per moda, come poi magari lo è diventato successivamente. Tipo Polaretto ora. Cioè. A me piacevano <ride> 20 anni fa, 15 anni fa quando uscirono perché effettivamente mi piacciono. Eh, poi divenne un po' una moda, moda internetchiana dire "Ah, questo è bello, questo è bello, boring taste, boring taste". No, Sergio, non puoi definirti autista degli Isekai perché non c'hai il gusto elevato degli Isekai. Ma ti mangi tutta la merda che trovi, quindi eh, ti non di Sergio, eh, tu sei secondo me il migliore tra gli Isekai men. Vuoi Isekai men? Che cazzo vuol dire Isekai men? Ma che culo! Isekai men man è tipo una nuova frontiera. Diciamo così, del vivere gli Isekai. Tu guardi gli Isekai eh. e sei l'Isekai Man. Possiamo organizzare una competizione di Isekai fra Tias tsunas, oh, guarda, tsunas, Ma guarda, io tias, inizio a scrivere un vocabolario perché eh, certo. ogni giorno una nuova. Ma faccio il dizionario de, dell'otachese eh, o grazie. del Paoloese. Grazie, eh, farla co, farla co, facciamola come rubrica su TikTok. Tipo, la, i termini dell'Otaku. <ride> I termini di Paolo. Termini otaki? Beh, vedi che termini otaki termini può otà. essere bella come rubrica su TikTok. Scusate, scusate. Ci potrebbe stare. Vedi che ci potrebbe stare sul serio. No, no, non buttiamola questa idea. Io sono elitista SkyBen è tipo lo scribacchino. Mio fratello lo scribacchino. Non, non lo so tutti i tuoi fratelli non so se guarda così tanti secai non lo seguo quindi non lo mm, so pure io non lo seguo in realtà ragazzi i più grandi elitisti sono due Paolo e Falcus92 ma <ride> <ride> chi lo è di più Paolo o Falcus? <ride> eh, eh non lo so dipende qual è la mia personalità ah, quando sono sfida. qua no, tu sei sempre il personaggio eh, adesso eh, no, non, non sei non Paolo capisci cioè, adesso Falcus92 non c'è più non esiste eh. più allora, il falcus 92 è il mio vero Me, quello interiore. Il, il, il mio. Eh, colui che mi, 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 mi manda avanti. Mm, il suo motore. Il mio motore, sì, sì. Vado a benzina, però io. C'era Francis, a Quadretti, che fa un, un titolo di Misiai. Eh, è sbagliato reincarnarsi in un paio di di italo. Sì, se scrivi in inglese o sì, scrivi se tutto in inglese no? scrivi tutto in italiano. Per favore, dai, su. No, così mi piaceva di più, però l'ho voluto leggere in italiano. No, a lui dicevo, non a te. Cioè, scrivo tutto in inglese, o tutto in italiano. Sì, sì, capito. Okay. Allora sono una, un elitista degli anime shonen psicologici, ma anche degli Spokon che sono mix tra shonen e shoujo ma perché, raga, ogni volta che facciamo il just Chatting dobbiamo cercare di, di cervellarci a mandare avanti la live perché voi passate solo stronzate e invece a tutti gli altri tipo, fate domande. È bello che tipo negli altri canali dove la gente sa tipo metà delle cose eh. nostre gli chiedono domande strane intelligenti cui nessuno sa rispondere e poi arriva la live nostra uh, Meme uh, uh, Meme uh, uh, Meme uh. Eh Ma anime shonen eh? eh 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 anime channel? Ho messo Lara Attac Atac. E ah, ah, ah. sbagliate innamorarsi di Paolo in un Isekai? Allora, io sono convinto di una cosa. Se io andassi in un Isekai, Paolo. se io andassi in un isekai, sarei più sfigato nella mia vita reale. Quindi Dici. io non ci vorrei andare in un Isekai. Però no, dipende tutto da te però. Dipende da come ti poni. Dipende dal mondo in cui finisci. Io se, se tra cui ti non sarei troppo triste, eh, te lo dico. Poco... Non lo so. No, basta Dracoon, basta tra cun, Lo sto vedendo in troppe serie ultimamente, non ce la faccio più. Vabbè, ah è il Deus Ex macchina perfetto per qualsiasi cosa. Cioè, ah, cazzo, non so, <ride> più, come, non so più come gestire questo personaggio. Buah! No, è un manga specifico. C'è proprio la scena... Sto per dirti tutto quello che vuoi sapere, Dracoon. <ride> Vabbè, è oh. eh, tra alcune come nelle rom-com, Anna Chan e eh, Dan Wakun, Sì, però alla fine, perché devi usare per forza il Deus Ex Machina ancora oggi, in un'epoca in cui bene o male la gente non ha più interesse, secondo me, nella reale credibilità della storia? La gente V2 non sarebbe stato così considerato. Secondo me perché proprio non se le pensano. Cioè, deve essere quello il problema. intanto ormai, scusatemi, le scamotage per andare a finire un Isekai ormai è diventato qualsiasi cosa, non più solo track can. No, no, ma al di là dell'Isekai c'era proprio. Cioè, proprio il Deus Ex Machina in sé per sé. Penso. Il cioè, track ma... gun, Però magari che... è che ha oh, perso proprio caso. credibilità a questo tipo di morte, capito? Cioè, ormai non ci si fa più caso eh. perché poi non è. Nell'effettivo importante per esempio, in smartphone, Dio sbaglia a mandare un fulmine e ammazza il tizio e gli dice: Oh, ho sbagliato. Sì, io, io non intendevo tanto negli secali Quando in generale io tanto... no, di... no, ma, vabbè, ma sì, dico: ma... Tipo in Suzuka sì. sì. Eh, sì. no, aspetta, come si chiamava? Fuka, uh, uh, fuka, Fuka, che eh, eh, sta la per la andare qui. tutto bene. Arriva Track Charm e muore la protagonista. Spoiler, tanto manga di merda. Non mi preoccupare. <susurre> ma Come per me realtà... lei, non è che muore muore cioè allora buon boh non mi ricordo non è che tipo vabbè lasciamo stare eh, ricordo io... che moriva ma c'era uno uguale a lei che poi eh, sì, dopo. Eh, che, che eh, ma no. non è lei c'è tipo l'anima di lei sì ma io dico eh, questa, ciazzo, questa, questa so, è una so. cosa a prescindere comunque dagli isekai cioè anche qui vedi eh, nell'effettivo c'è ormai forse uno um, un appiattimento della sospensione dell'incredulità, potremmo dire ecco. Pigri. ma secondo me è Pigliano. Non voglio fare una cosa troppo elaborata. C'è il camion che arriva e ammazza il tipo Eh, sì, sì, sì. Fatalità! tanto succede nella vita? No? Fatalità. Diciamo che non fatalità. ci sono più bisogno di metodi alla giumma che per far morire i due personaggi cominciano a combare 14 fatalità una dietro l'altra. Vero Clan Ad After Story, vero clan, giummaeda, porco. Però no, paradossalmente, era più ragionato quello che non. Uh, ah, la storia è troppo ingarbugliata Come posso dargli un quid in più, vai track chan. No, ma, ma magari. No, sono... è, è, si, si chiama Malattia Kun in realtà. In quel caso, no, ma io sono anche, anche d'accordo anche... su questa cosa. Ah, magari quella, quella di Giun era più elaborata. Però, sinceramente, preferisco una minchiata così che è quella poi super sofisticata che non aveva completamente senso. Alla fine che tu scenda di casa e un cazzo di camion ti mette sotto è più plausibile di eh, tu che non riesci ad arrivare, poi cade la neve, poi esci perché sei un cretino, poi quel... cioè secondo me è più sì, plausibile. Sì, però sai, se lo scopo con quella cosa lì è creare una situazione diversa di rapporto dei personaggi, eccetera... Fallo semplicemente con l'andare avanti della vita, creati dei problemi, creati delle relazioni vere che si basino su ciò su cui si basano veramente le relazioni umane, non sui drammi e sulle morti. Ma sto prendendo il caso specifico di Koji Seo perché è uno che fa tutto così: tutti i mangasoli ci deve essere il malato, il morto nell'incidente <ride> stradale, il tipo senza una gamba, ci deve essere sempre morto la tragedia. E eh pure, il maschio è morto in cerchio stradale. Allora, voglio leggere un messaggio di HoloTrap perché a me fanno morire i suoi messaggi. La transizione che porta in Unisekai, fatta meglio, è quella di no game no life Ovviamente è, non, non copola. È... Assolutamente no. <ride> è bella la cosa che la stanza si apre a scatola, mi riferisco solo a quella parte. Bah, cioè, è co co come... Perché almeno di solito c'è cioè, il topic della reincarnazione e del cercare di fare quello che in vita non hai fatto. Mentre loro continuano a fare quello che hanno fatto in vita, ovvero giocare e vincere. Cioè, la transizione lì non ha proprio senso. Allora, ma se i cartoni fossero reali e noi fossimo unisekai? No. Ma un pezzo proprio. Magari. No. Perché li creiamo noi i cartoni? Quindi. No, perché io Ci la sei... passera che mi casca addosso da ogni lato non ce l'ho. Quindi dubito di essere in un cartone. Sarebbe proprio un cartone di merda, scusami. No, cioè io sarei contento di essere il protagonista di una comedy. Scusami, eh. cioè, io ogni tanto penso di essere eh, in un Truman Show. Però poi ah, pensavo uh, di andare in comedy. Dico... No, comedy. no, poi mi ricordo <ride> che la mia vita non è interessante, neanche manco per il cazzo. Quindi chi la seguirebbe? Ma la stanno seguendo adesso 90 persone. Ok, Italo, sei, 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 sei detto... Appunto. Italo, ma tu non ti vorresti montare tipo in casa 15 telecamere e tutti ti spiano per 24 ore? Io no. lo farei, io lo farei. Ma lo no, farei, monterei il tuo telefono. E va bene. che li faccio vedere fa? E eh, chi ci fa? No, le per... no, oh, che ti fa? Io. Si mangia le pere, Mamma le taglia. Ma non faccio nulla, tranquilla. <ride> taglia una pere e se la mangia, non... Però ecco, io lo farei una cosa del genere, tanto che me ne fotte. Dipende quanto mi pagano. Tipo alla Dice schianto. Claudio: schianto è un Truman Show". Eh, certo. Tu come è la Già Giaggio non ne sa molto. Io lo seguo. No, sì. io, io so lo... che è Ciccione, a parte quello No, so. ma perché questo body <ride> shaming? È vero. Ma perché, perché questo vero? body shaming? Dai! Non si dicono non queste body cose. Vabbè, è, è è al di sopra del peso è forma ideale che dovrebbe avere. Eh, è un po' sovrappeso, dai, non si dicono queste cose. Oh. Obiettivamente non credo che la situazione signore, sia paragonabile a quella di, del film in sé per sé. Però è, è molto simile. Sta mettendo la sua vita alla frizione di tutti. Ma perché questo sta tutto in il giorno? Sì, anche quando dorme. Sempre. 24 ore sogni. Io quando dormo spesso me lo guardo la notte. Perché? Perché mi fanno morire dal ridere. che interesse puoi avere nel guardare qualcuno che dorme? Allora, ti spiego. Lui uh, ha. Fa partire eh, la cassa. Eh sì. C'ha la casa, ormai tutta interattiva. Quindi se donano, si attivano delle, delle feature all'interno della casa. Tipo l'acqua che gli cade addosso, le bolle, la cassa che grida, tipo orgasma. E ah, 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 lui, oh, che cosa sta Ti succedendo? Avete rotto, un cazzo! Tipo cose non così. E io rido, ovviamente. Beh, eh, figurati. Poi ci sì, arrivano. Io non dico che è preoccupante, perché poi non c'è nessuno per mettermi nella posizione di preoccuparmi per G-Sky, perché non lo conosco però credo che un po' gli effetti di una cosa del genere una persona a lungo andare li senta, perché non riesci più a vivere la tua vita, anche se magari vuoi effettivamente farlo, perché sei comunque condizionato dall'essere in diretta davanti anche a mille persone. Ma io no, che è così, ma no, no, assolutamente. È comunque una questione complicata perché nell'effettivo eh, ti trovi in una situazione di costante stress lo, lo posso capire eh, certo però nessuno lo obbliga appunto eh. potrebbe chiudere da un momento all'altro e riprendere domani mattina assolutamente comunque leggo qualche Beh, non cosa mai, un non, po la fare, eh. non la fare mai una cosa allora genere. mushoku tensei dicono che sia valido è vero a me è piaciuto parecchio sì. Che vuol dire valido comunque, raga. Vabbè, valido significa che comunque è una visione piacevole, comunque, qualcosa da, da guardare. Con, che, pu, che puoi apprezzare. Per me è valido intende, si intende questo. Boh, sì. Cioè, non ho mai, non ho mai capito, sinceramente, l'utilizzo del termine valido. Vabbè, ognuno vale utilizza un lessico diverso. Scusate, era, scusate, era per fare conversazione. Non... Non... Sì, ma siamo sì, fare conversazione te, su ragazzi. un Bushoten, visto che ci hanno chiesto di parlarmi per dire, no? E eh, non l'ho visto, no, quindi visto. non posso. Ah, non l'hai visto. Peccato. No, Eff effettivamente, no. questo Beh, sì, probabilmente no. è uno di quegli Sekai. Ehm, che effettivamente merita la visione. Per questo dico che è molto valido. Uh, a me piace il concetto che hanno. Fatto passare nei primi 5-6 episodi di crescita, perché lui si reincarna praticamente in questo mondo e letteralmente cresce. Eh, si vede quando è neonato, si vede quando è infante, si vede quando è bambino e quando diventa praticamente. Mh, accede all'adolescenza, perché siamo agli inizi dell'adolescenza dove siamo arrivati ora. E mi piace l'idea sì. alla base di Mushoku Tensei. Poi ha anche una storia. Che mh, risulta interessante perché ha molte sfaccettature, molti layer. Eh, e niente, a me è piaciuto. Aspetto la seconda e la terza stagione. Vedi, comunque stanno, iniziando a, stanno iniziando. a dire in chat Valido con, associandoci i voti. Io per questo chiedevo appunto che sta facendo con, valido. con cioè, capivi, valido per me è tipo sufficienza, per voi valido 7 o 7 7,5. Eh, cioè, per me non voglio incazzarci. Cioè, che, che cazzo significa? Cioè, valido, capisci? Cioè... capisci perché ha senso come domanda. Affanculo. No, ma in realtà io la capisco la tua domanda. Cioè, Vabbè, sì, sì, ha senso. Però io, ecco però... il problema: è riproposto. Cioè, Passiamo a sindacato, eh. poi come loro utilizzino i termini. Eh, infatti. Cioè, lo, lo sanno come ragioniamo, poi. Cioè per me è limitante dire che è valido È 7, 7 e mezzo cazzo significa valido è 7, 7 e mezzo Per me, ad esempio a me Muscio è piaciuto tanto Gli ho dato 8, gli avrei dato 8 ,5. e mezzo E già ho cambiato la definizione di valido Di un punto Questo perché abbiamo sempre questa uh, Stupida mania di uh, riportare tutto a voti Non è che tutto è mal Mal è un'indicazione Un indice appunto che ci dice Guarda questo cartone A questo ragazzo è piaciuto In... In un determinato modo, in una percentuale che puoi definire tramite questo voto. Sì, sì, ma noi lo diciamo sempre che il voto non serve a nulla: regà. quello che serve è sentire l'opinione delle persone con cui parlate, confrontarvi e provare a trarre degli stimoli da quella cosa. Dire semplicemente un voto non permette questo tipo di interazione qui. Sì. Cioè, se mi dici è valido, dimmi che cosa per cosa è valido. Per quale motivo è valido? Cosa intendono per valido? Io questo intendevo, cioè, nel senso, valido perché ti ha divertito, valido perché ha un non so una produzione migliore rispetto ad altre, valido perché boh, c'ha le animazioni belle. Non so, cioè, ognuno valido. Poi dipende anche da persona a persona, che cosa uno ritenga valido. cioè. Ma potrebbe mm, essere anche un'opera valida che poi però tu reputi insufficiente a livello poi di votazione generica per sì, ma tanti altri motivi questo secondo me non c'è bisogno di chiederselo <ride> dici la tua e bassa Sì, infatti non... no, a me non piace semplicemente diciamo la, la traduzione di valido poi al numero perché se la si lascia appunto come concetto generico per me va bene Comunque, a proposito di sospensione e di dell'incredibilità, sto adorando il clima di Dynat Zenon. Zenon, tecnicamente, in cui nessuno, a parte eh, magari gli omugi sembra farsi troppe domande su ciò che succede. In generale c'è un'atmosfera di ambiguità che mi affascina molto. Voi come siete combinati con Dynat Siete in pari... Sempre l'episodio 3. Eh, Sempre io l'ultimo no, che ho visto l'ho visto con i ragazzi, insieme a Vaz e gli altri, il 7. Ehm, allora, a parte i primi 5 episodi che voi avete già, Italo alla pari, già Giunò, a parte i primi 5 episodi che per me sono molto deboli, ti do la mano davanti, dai, su. Cosa? Scusa, perdonami, <ride> yeah, Che niente, chiamavo sbadiglione a <ride> ah, 36 no. denti. Ah, boh, scusami. <ride> Comunque, a parte i primi 5 episodi che secondo me sono molto deboli di Daniel Zenon. Uh, il sesto e settimo episodio effettivamente mm. mi hanno fornito questa uh, visione più ambigua che parla appunto Vittorio. Uh, e mi piace questa, questa cosa del. Io non ti faccio capire praticamente che cazzo nell'effettivo succede. Però te lo vado mostrando. Uh, tramite altri discorsi, tramite altre sfaccettature. E, e gli episodi mm. 6 e 7 fanno proprio questo. A me piace. Mi piace mi sta piacendo più di quanto all'inizio avevo ipotizzato. Io però dal punto di vista di cui parlava lui, questa abilità non ce l'ho vista così tanto. Yomogi è l'unico a farsi delle domande perché è l'unico che, non che ha, ha qualcosa da perdere poi alla fine. Che, non, ave che mh, non aveva quei drammi che hanno gli altri. Perché per esempio l'Ikiko Mori accetta benissimo quella situazione perché finalmente ha qualcosa da fare a come impiegare il suo tempo in maniera produttiva per lui perché per quanto non venga pagato lui sente di star facendo effettivamente qualcosa. E la ragazza invece sente di aver trovato un posto perché non si sentiva appartenere a nulla dopo la morte della sorella. Invece, da quando arriva il Denalzinon, va a cercare gli amici della sorella per parlarci, eh, dà un nuovo eh, punto di inizio alla sua vita, fondamentalmente. E quindi non pensano a che cosa sta succedendo, perché hanno già accettato la situazione loro. Non è che sono ambigui nei confronti di quella cosa lì. L'unico che è ambiguo è Yomori perché la trova molto strana e perché comunque lui era uno che aveva degli amici, già una vita sociale, un lavoro, quindi era uno che bene o male aveva una vita a posto, mentre gli altri no. E questo l'ho trovato molto interessante come discorso. Eh, però, mh, differentemente da un Gridman che la buttava totalmente sull'ambiguità, io qua ci trovo una maggiore aderenza a quella che è la struttura narrativa classica di un Tokusatsu piuttosto che anche in realtà di, di un Mecha. Sì, sì, sì. Allora, mm. allora, Italo, lo vorresti l'anima Isekai di Se Una Notte d'Inverno Un Viaggiatore? <ride> Perché? Aspetta, c'era pure un'altra <ride> una, un domanda, bellissima, che ovviamente ha fatto Fox Under, figurati. Eh, la, la rosa purpura del Cairo, del Cairo può essere considerata un Isekai? La rosa purpura del Cairo? Io non lo so da dove gli <ride> di di Woody Allen. Sì, quello di Woody Allen, brava, bra. Quella latizia che si, si, si immagina i cosi del cinema. <ride> Hanno proprio, eh, non hanno, capiscono proprio al 100% cosa significhi isekai quelli nella nostra <ride> chat proprio sì, isekai semplicemente è finire in un altro mondo fine quella è l'incipit allora ah e Claudio... che nel 2021 vada ancora spiegata sta cosa Ma... ok così sai il, il, il mio primo TikTok cos'è un isekai ho oh, deciso ah bravo bravo cos'è un isekai vai allora, ma sto calendario per la maratona di sabato invitate invitato e gischianto quando ci sono anche io, vi prego <ride> Già Giù è disperato per sto calendario Non posso più di sta cazzo di maratona, io l'accidente a noi quando abbiamo deciso di farla Ma allora, eh, la volete sapere, la no, cosa bella, no. io ho detto ragazzi prendiamoci una settimana in più, fidatevi No, che dici, non ci vuole niente eh, Quando già al metà le persone le hai avvisate, le hai dato le robe, cioè, giustamente Ma lo sai benissimo che sarebbe successo pure sì, una settimana non sarebbe cambiato nulla cioè. Che se grazie la gente ti Grazie per l'abbonamento, ah, ti... b 07 Grazie, grazie mille, Comore. Grazie. Eh, che se la gente ti dice, ah, sì, ti faccio sapere, e poi non ti fa sapere, eh, che, ci... che cambia se lo fa per una settimana o per due. Cioè, Bastardi. Eh, comunque. Maledetti. E io intanto mi trovo qui che ancora impazzisco per dove sistema la gente nei buchi. Vettore dice: Provo a fare una domanda seria. Ho oh, paura. Uh, Sergio, t'ha posto? Cioè, se hai problemi, <ride> ne possiamo parlare. Eh? La non presenza di, siamo qui con te. di anime brutti, tipo un redo. Anche se il best anime, è positivo? Oppure può rappresentare un problema per il mercato, secondo voi? Ah, dice no, a livello aspetta. di mercato, proprio. Aspetta, scusa, sì. non ho sentito. Ripeti dice la, la ma... presenza di anime brutti. Penso in, si intende in linea generale A livello di produzione mm. Ma anche a livello di contenuto mm. è, un posi è positivo oppure può rappresentare Un problema per il mercato ehm, Al mercato Non interessa la qualità Questo no, mettetevelo in testa Al mercato interessa la produttività E la commerciabilità sì. di, di quel prodotto lì cioè non Fine. è che se ci sono cartoni brutti, allora il mercato vuole fare cartoni belli. Sì, anche perché il mercato brutti. non è un'entità unica che ha delle regole con un ente che dice eh, voglio facciamo i cartoni così perché sennò poi escono male. No, è, è semplicemente un discorso di domanda e offerta. Ovviamente se poi l'editore vuole fare l'adattamento animato di una Novel, non dipende dalla se sia bella o meno, ma da quanto loro pensano possa andare bene o possa no. sponsorizzare il prodotto di genere. Ma in realtà, diversi. poi non, cioè, che ci siano cartoni brutti non interessa a nessuno, in realtà. cioè neanche al pubblico per dire. Certo. Non, cioè, proprio, non è una cosa che influenzi minimamente. Anche, non è che dici, ah, abbiamo fatto un cartone brutto, smettiamo di fare cartoni brutti. Cioè Sti cazzi. Cioè, anche se un esatto. cartone è brutto, ma nel mercato a livello eh, di obiettivi va sopra gli standard o raggiunge quello che è. Che, che si è raggiunto, continua il cartone. non è sì, che Ma poi un cartone. Cioè, un cartone brutto, male che va, floppa quello. Però, cioè, non è che se un cartone brutto floppa, allora. Ah, cazzo. Adesso smettiamo di fare i cartoni brutti. Non è che uno in uno studio di produzione eh, un giorno certo. si sveglia e decide di fare un cartone brutto. Raga, hanno cioè, fatto tre stagioni 4... di data live: 4. 4 C'è cioè, cioè, tipo il film e depois mm. uscire la quarta. Ah, scusa o uno spin-off. Non mi ricordo più che altro può far male a livello di percezione, perché magari se uno che non ha tanta coscienza degli anime guarda Vedo Wheeler si può fare un'idea sbagliata degli anime, però parliamo sì, sì. di casi molto rari, anche perché quando parliamo di anime brutti parliamo quasi sempre di anime che non arrivano al pubblico di massa. Mm. Non parliamo poi... di Dimo Slayer o di Jujutsu Kaisen quando parliamo di anime brutti. Sì, poi infatti, anche qui sarebbe da dibattere su che cosa si considera un anime brutto. Perché comunque c'è cioè, no, certo. lì la definizione varia da persona a persona. Anche qui banalmente fanno i tre, c'è cioè, differenza. Comunque, grazie, Begozzi. Sapevo appunto che c'era in cartiere un altro Data Live. Non mi ricordavo se era già uscito oppure no. Cioè, la quarta è scelta. Veramente, un povero, esce una quarta stagione di... sì, sì, per, sì. Per farvi capire, per guarda cioè... che in Giappone va fortissimo. Data Live, eh. Ma porca puttana, eh. Eh, ma chiediti perché? Cioè, lo sai perché va fortissimo Data Live. Ok, fuori, va sì. fortissimo, va, va bene, va bene, cioè, io lo so perché va fortissimo, però se dobbiamo, cioè, dobbiamo proprio definire una cosa brutta, Data Live penso che fra noi tre eh, siamo tutti oh, d'accordo. Boh, per me è mediocre, cioè certo. non è neanche brutto brutto cioè Già, per me il campione dimmi... è molto peggio di eh, ma, ma tu a che se non sei arrivato la prima sta ah, ah, no, la la season... è, è paradiso that. la prima season di sta che <ride> la madonna madonna! Cioè, la prima prima season io mi... me la guarderei 15 volte <ride> rispetto oh, alla ho, seconda. Ma sta paura di cosa succede dopo allora. sta 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 mi ricordo: solo fighe robotizzate eh. che sparano. <ride> sta sì. che sta che arriva e fa un sta in mezzo e un tizio che la guarda. Non mi ricordo nient'altro. Cioè, ci sono le ragazze fighe che si ricchiano cioè... e si denudano. Sì, meccaniche. Cioè, boh, non mi sembra niente che di così sconvolgente ci... per gli standard giapponesi, cioè. si attacca... sono delle robe metalliche. Sì, ogni tanto si attaccano. Qualcuno può, tipo, fa il tempo, Qualcuno può fare. Cioè, io cioè io sincer sinceramente la reputo una serie tipo, non so, Infinity Stratos per dire un'altra. Cioè, sai quel filone lì. Cioè, parlando... che sai, sai benissimo, sai benissimo che, perché piacciono, però cioè, non è che so. Quality, sotto tutti i punti di vista. So, se del cazzo. Quality, bell, so, bell, bello, bello, bello. Eh, comunque, Claudio ci fa un'altra un domanda. Invece, aspetta, Alex Paolo ha attivato con 20 bits. Però non, non, non so che c'è scritto. Non lo sentiamo, tanto. Non... Fighe robotizzate comunque. Okay. Dice. Grazie allora, per i bits Claudio dice, Grazie. ma una live con Cleparti sugli comori. Ma ah, no, Aveva avuta l'idea di invitarlo, crepagli. Sì, eh, non ma, non, ma non qua. Il tempo fa gli scrissi quando eravamo su Dr. Commodore. E allora lui disse no, che... Qua, qua. Mh, lui disse allora che in realtà è sempre un problema per lui eh, trovare le tempistiche per fare ospitate e cose del genere. Infatti non ne fa tantissime... L'ho visto l'altro giorno che parlava di NBA. Sì, ok Parla di NBA <ride> Un altro tizio questo. Comunque realtà... Quando mai ho visto Marco Chepaldi Che parla di basket Io Ma che ne so mio. Magari si guarda il basket Comunque Eh, eh ho capito Comunque, lui eh, Allora Disse Questo di qua per Alex Paolo 10 Ha tifato con 20 bits È partito stavolta Ha detto Ha detto solo Che ha tifato con 20 bits Ma non ha letto il messaggio che l'hai fatto proprio bene sto bot. <ride> Grazie, ragazzi. Pentium 100. Grazie. Ho detto comunque fighe robotizzate. Ragazzi, mi deve leggere il messaggio. Sì, il che cazzo di bot. Non è successo. Allora. sapete che se lo fate. Sapete che se lo fate con i soldi veri, quello lo legge sempre. Mi sì? piacerebbe. dei Giusto <ride> per dire. Comunque, eh, quello, quello di. diciamo di. Pentium l'ha letto, fighe metallizzate. Ah. Quello di Alex. robot Robotizzate. Ah. Beh, mi piace comunque che questo, questo bot decide arbitrariamente cosa leggere. Cosa... Che cosa leggere? Complimenti al bot. Oh, ah, suoi, Allora sì, ma se uno inizia a guardare anime con Red Offile, allora è un pollo. Ah, non è che uno decide sì, da beh. che cosa cominciare. Cioè. Appunto, cioè, per caso, quel... capisci? Che cosa ti becchi? Grazie Alex per i beat Alex Grazie Paolo bit. 10 ha tifato con 20 beat Ce l'ha altro Ho oh, visto un sacco di domande Ah però porca madonna sì. gliel'ha letto Porca madonna sì. gliel'ha letto sì. Sì. <ride> Si vede proprio che l'hai programmato te sto... sto bot Quello di Pentium ora non l'ha letto Grazie Pentium per i beat Allora eh, Leggo una domanda di First Sephiroth quindi, i voti sui vari siti tipo Mal vengono presi anche un minimo in considerazione o totalmente ignorati ah, come se non esistessero? Dipende, se sei il re Caio, dovrebbero. il grande youtuber, diventano Radio, metro, re, Radio Caio, diventano metro ah. fondamentale di giudizio per i cartoni animati. Ce lo guardiamo un video su oggi. Sì, sì, sì guardiamoci un, video, Caio, dai, dai. Io, ecco un video di Radio Caio, dai, dai. Perché volete farmi male. Un video di Radio Caio. Eh, no, comunque eh, la domanda dovrebbe essere perché dovrebbero essere dei metri di paragone? Perché certo. dovrebbero essere presi in considerazione? Sono i voti di una parte del pubblico, perché poi Maldon è che è utilizzato da tutte le persone che guardano Anime sulla faccia della Terra, e non è assolutamente qualcosa da andare a considerare sia per farsi un'opinione sia per poi decidere che cosa guardare, secondo me. Certo. Certo. Ah no, sono sì, d'accordo sì, chi, di, chi di, se di di ne di frega me. dei voti Ma i voti di nessuno cioè. Anche quando tipo eh, ti, ti, dite o vi dicono Eh questa serie per me è valida 7-7 e mezzo eh, Ragazzi non ho mai detto niente È stato bello niente... Alla <ride> Niente Alex non ti vuole leggere i messaggi Mi dispiace <ride> Però, grazie per i beat. Grazie sempre per i beat. No, niente. Oh, stavamo a parlare di secaio Ho trovato i migliori anime Secaio di Radio Caio. Dai, Oddio, minchia, guardiamolo. Stane. Capolavoro, capolavoro, capolavoro. Dai, Dai. mettilo in ciotola su. Messo. Sto già male così. Grazie, soldo 96 per l'abbonamento. Soldo grazie 96 mille. si è abbonato. Mille. E il bot oh, mi ha letto, soldo 96 mille. si è abbonato. Vedi, quelli seri. Andiamo un po', sto video. Classifica personale soggettiva esclusiva, proprio appartenente a me stesso. Si chiama. Meno male c'è bisogno di spiegarlo. Speriamo sia troll. Almeno. Se lo scrivi in questo modo. Almeno io penso che è sempre serio. Ce l'ho anche un altro dopo che Bene. Eccolo qua. Ed eccolo qua. Come direbbe il gim Mio fratello il Jim Vado? Sì, abbiamo proprio così. Allora, Isekai Ah è un sottogenere di, di, di livella, cazzo, ma ha rubato idealità. E anime solitamente di genere fantasy in cui una persona normale viene trasformata. Questo l'ho visto purtroppo domenica: intrappolata, due domeniche fa. Un Però va bene. Non richiedo, Però ce lo guardiamo: se l'hai visto, cambiamo. se, visto, se, visto, se, visto, se visto, campiamo, Online o in Dagmaci. Sono semplicemente degli anime: uno fantascientifico perché giocano ai videogiochi, ci sono cose un po' futuristiche. Ma che c'entra? La scienza che c'è i videogiochi. Salve Galassia, vi do il ben in questo nuovo video dove parleremo dei musicai che eh, in qualche modo grazie a Alex e agli altri e di conseguenza mi sono piaciuti proprio perché l'isekai Sekai ha diversi stili, ovvero andiamo in un mondo fantasy dove il protagonista è OP. E fa il culo a tutti, e di conseguenza l'anime non ha senso. Ciao. Invece, questi anime non rispettano al 100% questi canoni, per fortuna, e di conseguenza, mi sembra giusto parlarne e anche consigliarne non sono a chi canoni. magari ha perso le speranze con questo genere. Allora, il primo della quale vorrei parlarvi è Recreators. Recreators non, allora, <ride> non è proprio un Isekai, ecco. diciamo che è un Reverse Isekai. Dal momento... Quali sono i migliori Sekai? Boom, il primo è un reverse Sekai Ecco, <ride> come dire, quali sono i best harem? Boom, un reverse harem <ride> Al Almeno è bello In che non senso? Questo. Praticamente immaginate Che uh, adesso questo manga qui è una dimensione, ok? Sì, non, non fate caso alla copertina, è, è più bello di quello che fa trasparire, non c'è solo. Sicuramente. Ecce. Ora, io ho in mano Plunderer, ok? Plunderer è un mondo a parte che è stato creato da un mangaka. Ci sono appunto dei portali da questi mondi che portano oh, su questo manga. Nel nostro mondo Quindi il vostro eh. sogno di Disco Miku Potrebbe essere coronato E nulla La cosa che mi Rega, è piaciuta Ragazzi un secondo Ma dicono che non sento La leggete la chatto ogni tanto Soprattutto te Paolo Come che... non sento No ma so, solo Bolin Bolmer Ball ha detto che non si sente un cazzo no. E quindi Non te l'ho riportato Perché è l'unico che l'ha detto Tra... Sento tutto Flavio dice ha faccato fan Paolo. Ok Prova Mi sono uscito di mano, non sono Parla Scusami Parla No, ma il, il video non si sa. ci sono anche le sue soundtrack che okay? mi sono veramente Sono appunto dei portali da ti questi sento? mondi. Io la vedo dalla schermata. di questo manca. Ma nostro... prima ha detto un Quindi cazzo, sogno, cioè, disco di lui potrebbe essere nulla. coronato. Ora lo sento, la wanna drop. E sono anche le sue soundtrack che okay? mi sono masso. veramente ce l'ho sul telefono. Secondo me il tutto mm. è realizzato molto bene, c'è solo un problema, c'è un personaggio chiamato Meteora Parla, parla, parla e tu eh, dormi semplicemente dormi perché ha una voce soporifera e c'è un'intera meteora dove lei parla. Ma parlano in tutto l'anime, tutti, tutti questi 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 quanti. Questi eh, ma non c'hanno tutti la okay, voce di meteora. C'è la una cosa bella dell'anime è che parlano, Isi of the Shield Hero Ale. che molti magari conosceranno: un anime piuttosto recente, anche recreator. Creators. Però questo eh, è recente e lo conoscono più persone. Cosa mi è piaciuto di questo anime? Allora, innanzitutto no. vengono indicati degli favore, eroi, un mondo fantasy, come al solito. Il problema è che questi eroi sono quattro, tre vengono trattati bene, uno viene trattato male. Indovinate chi è quello che viene trattato male? Il protagonista. Oh, è chi lo direbbe mai! Esattamente perché è l'eroe dello scudo e non è l'eroe della spada, della lancia o dell'arco. Ah. C'è praticamente una credenza in questo regno che l'eroe dello scudo praticamente è una sorta di, di demonio di merda. Durante già il primo episodio della serie, che dura ben 40 minuti, c'è l'eroe dello scudo che viene ingannato dal regno episodio. stesso e di conseguenza cerca non proprio la sua vendetta, ma il riscatto. Hai capito Redo Filler? Il riscatto, non la vendetta, ok? Uh -huh. Però ho trovato un problema. Una volta che ottiene il suo riscatto, secondo me la serie perde molto e perde anche il suo senso, perché io sono qui perché l'eroe ha avuto dei suppusi, cioè semplicemente diventa un isekai un po' come tutti gli altri, un po' più figo degli altri, un po' più sensato degli altri. Però diventa un isekai come tutti gli altri. Però rimane lo stesso molto valido. Mi sembra giusto specificare: 7-7 minuti. No, diventa orribile, però, allora Eccolo. ha dei molto particolari che non sono per niente quelli dell'isekai no. generico. Anzi, no. cosa secondo me, è di no. completamente, completamente diverso! Completamente originale, come tutti gli altri. È che il protagonista. Viene catapultato in un mondo parallelo al suo. Beh, la, me la, co, la cosa che ha in comune con gli altri viene. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto, Dio santo? Mi, mi stupisco. Ma, ma veramente? Aspetta, ma veramente vai in un altro mondo? L'avresti mai detto? Sì, mentre isekai? cammina andata al combino, aveva pigliato due panini con l'uovo. E poi si è trovato in questo mondo Fantasy. Così? E Ma poi ti pare che sfiga: cioè, uno si va a comprare la cena e si ritrova in un cazzo di mondo fantasy. Sì, io volevo mangio i panini. Non, non si mangia manco la cena perché si dimentica. Ci ho fredda. Madonna. 10 mm. bit the Pentacles io guardo il Ray 0 Grazie per i bit. Grazie per. Nella mia top ten dei miei anime preferiti. Anche. Perché personalmente penso ten. sia uno degli anime più belli che sia stato fatto. Cioè, cioè una storia veramente originale. Ah piatto. no! Beh. Beh, sì. mi ha stupito ogni puntata sempre di più. Ah, Specialmente ah. nella seconda stagione. Sì, soprattutto è quando, eh, nella seconda stagione stato, dopo 24 tuttavia, episodi, ricorda, serie, si ricorda che ha un, un padre e una madre. E, una madre. <ride> Ti viene e tutti urlano al miracolo, <ride> wow! Aspetta, scusami, parla del padre e della madre. Mi stai, del dicendo, del madre Aspetta, mi stai dicendo che i bambini giapponesi hanno dei genitori. La capacità in che senso praticamente non serve nessuno a quanto pare vale. in un punto determinato nel tempo eh. e ripete gli stessi si, eventi si chiama no checkpoint creare il livello e accedere al prossimo e tu all'inizio pensi ma, ma se ci scrive piccate questo video in chat così, così vado ad insultare questo imbecille Red O'Fean il capolavoro immortale, <ride> immortale. <con la> <ride> e ho, ho linkato a Giorgio Paolo il video in cui parla di YouTube adesso lo voglio leggere perfetto Proprio perché anche la protagonista femminile, chiamata Emilia, ha lo stesso problema di Subaru, ovvero non riesce ad accettarsi, proprio perché lei è comparata sempre a Satella, ovvero la strega dell'invidia, una sorta di Voldemort di questo anime, proprio perché il suo aspetto è simile al suo, ovvero è una mezzelfa e ha i capelli argentati. Ma la serie di per sé verte sull'amore, non solo per se stesso, ma anche per gli altri. Ad esempio vediamo due gemelle chiamate Ram e Rem. Io preferisco Ram Oh un Popular opinion Oh my god Chiamano incondizionatamente No mi fero un cazzo e vogliono dedicare C Anima e corpo ad essa Nonostante questa persona Non le corrisponda Hanno questo dualismo Anche loro Però Bello, ovviamente eh? La serie è contornata Da combattimenti oh, Soprattutto da, non è l'elemento eh, Che io vedo in cazzo, qualsiasi Fottutissimo harem un sacco veramente Di carne al fuoco Ma non è il harem eh? Al 100% sì, vabbè sì eh, eh, eh. che Ultima due cose si escludono, ragazzi. Sono Suba. Cono Suba. Allora so che molti di voi potrebbero non apprezzarlo, però a me fa ridere un sacco. Ma chi non apprezza quello Suba? Ma veramente più si più sono perso secondo me, proprio perché li prende per il culo in un modo molto velato. Ma dove ve l'hanno? Ma dove Ma è chiarissimo Man Ma che dove ve l'hanno? Quali potere vuoi tu per andare in questo mondo? Voglio la dea Non vuole fare spoiler sulla, sulla trama di Suba. Cioè ha raccontato mezza trama di del zero Ma il suo superpotere finora è stato quello lì di allungare a simile le trame Non riesce a raccontare quella di Suba. Che semplicemente è un tizio che muore Va davanti alla divinità e gli dice Voglio che vieni tu con me e questa è la trama. Dice Kono Suba fa una, tati, una satira veramente velata. <ride> tipo quando Kazuma diciamo muore di un infarto perché vedo un trattore, <ride> <ride> e si piscia addosso. E tutti. E tutti. E perché dal vostro umorismo, Però, secondo me, il <ride> sorrisino ogni tanto dello strappa. E quindi detto questo, io ho finito i consigli, spero eh, possiate apprezzare almeno uno di questi altri. Tra l'altro c'è cioè, comunque bella per i creators, meno male gli altri sono tutti titoli mai sentiti comunque. Eh? No, meno male. Sì. So, gli altri per, per fortuna ho scoperto cartoni nuovi, oggi. Grazie. Anche eh. oggi finalmente posso mettere una nuova sì. bandierina su Mal. Per favore mettiamo sì, quello dei Reddit. Non dimenticabili. L'ho già messo. Grazie, grazie. Salve Galassia sarò duro con la recensione oh. di Raid of Healer. No, Senza duro, neanche una pausa, sul... così già giù sarà duro. Perché, no? Sarà duro perché si perché... parla di cazzi. Giustamente, voi. scusate, chiedo vediamo, scusi. Vediamo. Scusate, scusate chiedo scusi. Bene già, non mi vogliono dare la monetizzazione con questo video, perfetto. Questo esordio l'eroe della guarigione: Quale? colui che per guarire Quale gli altri deve affrontare tutto il loro dolore sulla propria pelle. Questo è il destino del protagonista della serie Redo of Healer, anche conosciuta come Kaiyari. È una serie di light novel Ma giapponese da scritta chi? da Rui e <ride> chi è che la chiama Kaiari? Da Shio Kombu. Anche se la serializzazione è iniziata nel dicembre del 2016, Ma anche quello è il nome del protagonista Successivamente ah, sì. l'opera è stata acquistata eh. e sono stati pubblicati 9 pubblicazioni. Cioè, Come se non bastasse è stato fatto un adattamento manga online sul sito eh. Young Ace Up. E adesso eh, andiamo al motivo fuori, per cui te. esiste questo video. È stato fatto anche un adattamento anime nel 2021, nella stagione invernale. Ok signori, devo ammettere che non sapevo come trattare questo anime, questa recensione in particolare, sapevo di doverla fare perché sentivo dal profondo del cuore che dovevo farla. Ma non sapevo cosa dire, Ma per secondo il voi quanti fatto anni ha? Che avrei potuto dire troppo e varcare il profilo. Oppure dire nulla e non dare la giusta idea. Iniziamo col dire che mi sono visto tutti e dodici gli episodi della prima stagione dell'anime di Redo of Healer. Apprezziamo la quale il coraggio, è però. in modo eh? prorompente, concentrata su Keiharu ovvero l'eroe della guarigione di cui si parlava prima, che vuole prendersi la sua vendetta in una seconda vita. Quindi questo anime è un dark fantasy, sì, ma potrebbe anche essere considerato un isekai, proprio perché l'eroe... Ma, ma che un cazzo sta parlando. dicendo? Scusa! Eh, ah, Due ah, no. cose non si escludono, zio. Non è che se un anime di un genere, allora non può essere un altro genere. Ma, invece, non è... ma poi non aspetta, è un Aspetta, aspetta, aspetta. quello che torna indietro nel tempo, quindi è un isekai. Allora, Steins Gate è un isekai. Ma non è, non è un. Sei con... sei e... e non potete contraddirmi. E, e... Perché se le due vili erano in Isekai, lo è anche. Senza e, è un dark fantasy. Ma in realtà, anche lì siamo molto al limite sulla ah, questione sì. dark, dark fantasy. È un fantasy, ovviamente. Vabbè, è, da è dark perché ci sono gli elementi brutti, c'è cioè la gente che muore, si stuprano. Tutto a posto. Ma okay. no, ero fuori fuoco. Cioè, cioè... Ah, scusa, non, non andavo visto. Vabbè, riparto. Va. Parte. In cui lui ha la possibilità di cambiare il futuro. La particolarità Scusa, puoi rimettere un minuto in pausa. La violenza. Prima, eh, come si chiama? Eh, Sword art online. Non era un Isekai. Però. Eh, ri no, Rido ah, nel, oh, nel video di prima Quando ha letto la definizione ha detto Quindi Sword Art Online e eh, Dammaci non sono no, Ha detto Sword Art Online e qual era l'altro del videogioco Non mi ricordo Non sono Dammachi. Isekai No si sì, si sì, ha detto No l'ha de detto che l'Isekai ha anche delle cose di fantascienza Perché tratta pure i videogiochi No raga vedete che io questo video Quello è la cazzata che ha detto là Quel video l'ho visto due volte, la prima volta io mi sono incazzato perché lui aveva detto "Quindi Sword Art online non è un isekai". Boh, ma senti, io ho sentito che è un isekai. Vabbè, ragazzi, sti cazzi, andiamo avanti. Sì, sì. Ah, è il modo crudo in cui questa viene mostrata, in più sfaccettature ovviamente che non posso stare qui ad Quali analizzare specificatamente. Comunque si parla di sangue, di Sturgere e di torture senza queste cose l'anime sarebbe un tranquillo fantasy generico isekai che potresti no! trovare in qualsiasi periodo dell'anno di zeffe la particolarità appunto però aggiunge quella torture comunque lui è stato chiuso in una galera vedere, per due anni a fa il curatore. curatore infatti puntata dopo puntata ci sono situazioni sempre più schifose che ci vengono proposte si parla di uccisioni gratuite si parla di eh, violenze eh, molto ancora più gratuite. Si parla di incesto, signore. Pure l'incesto. Oh, c'è cioè, una no. cosa più schifosa. Non l'ha mai fatto nessun sorelle, anime. Veramente. Mi fa schifo solo la parola sentirla. Che schifo! Si parla di inganno, di tradimento, di cattiveria, di pazzia. Proprio perché in questo anime non c'è un personaggio con la mente a posto. Sono tutti fuori di testa. E chi non è fuori di testa zac muore subito non hai neanche ma non ne è vero muore vogliono in soprattutto quelli fuori una, di testa positiva sì. che sento di dare all'opera sì. è lo sviluppo psicologico del protagonista che dopo essere stato Quale? alle peggiori infamie alle peggiori torture che questo pianeta possa pensare, ok forse non tutte quelle che si possono pensare però gran parte, è ovvio che una persona eh, impazzisca o che comunque sviluppi dei tic molto strani come ad esempio tic. quello di Keyaru che appunto si ritrova a sorridere anche appunto quando magari la situazione non è proprio richiedente ma non è un tic, è una cosa speciale. che si fa in tutti gli anni anche quando devi fare la, la rapida, faccia cattiva e, e tutte le emozioni negative che il protagonista si porta dentro è anche appunto il motore della serie di conseguenza non mi sento di criticare questo punto di vista perché comunque se la serie Puoi ha fermare. determinate tematiche bisogna sviluppare e sì il fatto è che questo sviluppo psicologico di cui parli sta in un episodio e poi il personaggio rimane uguale a se stesso non diventa neanche più cattivo semplicemente ha più creatività nello stuprare sì. le tipe Basta. Cioè, eh, la cosa che è a me appunto... Piaceva di, del personaggio è che non aveva questa. Aveva raggiunto questa effe, Aveva raggiunto il suo picco nel primo episodio. L'illuminazione Paolo. Eh, sì. Diciamo Chilo, così: dai. aveva raggiunto tipo <ride> l'illuminazione, e poi è, è solo uno psicopatico. Cioè, la bellezza di rido per me era proprio nel vedere lui che ormai aveva raggiunto il picco della, del suo essere psicopatico e vedere che cosa si inventava di volta in volta. Quindi, cioè, anche per me che apprezzo il rido. Eh, il problema è diverso da quello che lui. Porta avanti sì, anche perché poi quel discorso lì non è minimamente trattato in eh. maniera più seria. C'è cioè sempre il costante riportarlo alla tortura, al sangue, certo. alla violenza e non ha un ragionamento effettivo su quello che è la vendetta, sul cosa comporta e, e così via, sul come devi comportarti con le persone e poi effettivamente sul mondo che c'è dietro. Tutte queste cose qui sono completamente insignificanti perché l'anime vuole soltanto proporti una sequela sì, di morti ammazzati, certo. vagine squartate e così via. Sì, sì. Ma, ma, ma io sono perfettamente... Cioè, questo anime può piacere solo se tu nell'effettivo, mm. nel guardare questo sorta di uh, splatter, di questa violenza, come si chiama? Snu Snuffle. Snaff, ecco. Uh, questo tipo di, di contenuto. Se te piace questo tipo di contenuto, E per me il rido... rido. il rido. Eh, per me il rido funziona proprio perché a me quel tipo di. diciamo così di orrido piace. Ma tipo, no... Hostel non è che voleva dire che eh. non andate a un ostello in Europa eh. perché altrimenti vi ammazzano. È soltanto un film in cui succede quella cosa, non c'è un messaggio. Certo. E, e, e anche no. lì, per esempio, a me Hostel piace parecchio perché. L lo racconta in un determinato modo è Che un è un bel film Alla fine Però sì, sì. Di, quel, di quel genere lì Dai Però questo cartone ci ha fatto capire Che cioè lui almeno nella recensione Finora l'unica cosa che ho capito è che Le cose cattive sono cattive Questo è quel tipo <ride> il di quello che ti ho detto sì, prima no, Non si sente di biasimarlo Perché comunque c'è un discorso così fico Su questa cosa che non esiste minimamente Però l'ho trovato molto interessante <ride> Oh, C'è l'approfondimento psicologico. Italo. Se non ce l'hai sì. visto, vuol dire ah. che non l'hai guardato bene. Lui, lui sì, ha visto è tutte che, le puntate. E che io li guardo con eh. gli occhiali da sole. Gli anni ah, lui l'ha vi... visto. Hai visto tutte capito? le puntate, Italo? Lui sì. hai visto tutte, da dove? ma con gli occhiali ma da sole. Co ma, con che, ma con che coraggio, <ride> ma te l'ho detto pure. Ho affirato. Io. Io, io pensavo l'avessi mollato la serie. Ma secondo non me, non è neanche a livello proprio di diciamo così intrattenimento. Secondo me, è ben fatto. Il rido. Cioè, te lo guardi, e gli episodi scorrono ben fatto è una parola che implica troppe cose no. io direi che è involontariamente divertente cioè è te. divertente ti coinvolge eh. e comunque intendo proprio al, non il ben fatto per quello che vedi ma proprio uh, per il coinvolgimento che hai è veloce ha un ritmo funziona abbastanza. eh sì ecco ciao manco funziona cioè, cioè un... per <ride> <C 'è ride> avvicinarci su è involontario in invo che, che, che senso funziona trash, trash divertente involontario Tipo sì, Another. Sì. Eh, bravo. Andiamo un attimo. Colpare i personaggi in base ad esse. Questa serie ti fa sembrare normale una cosa tanto brutta no! quanto può essere una violenza... Ma col cazzo, ma è normale! È vero! ...quanto una violenza comunque in generale. Ma no, è cioè, che è, è normale, no. normale? Vai a mettere un minuto a pausa. Per il protagonista. A un certo Beh, punto, bellissimo sta schermata di pausa. Comunque. A un certo punto il protagonista dice: Tu devi soddisfare questi, questi umani un po' modificati sessualmente, o loro ti mangeranno. Secondo quale concetto tu lo reputi normale tutto quello che succede in quella frazione di episodio? Sì, allora, poi lì il sesso è quasi moneta di scambio. È anche il modo per sancire un rapporto di inferiorità e di subordinazione. Cioè, non è per nulla normale. Perché lui si scopa le schiave sue. Eh. Cioè... Aspetta, <ride> e lui lo sa! E il protagonista più volte lo ripete: che non è una cosa abbastanza normale, ma che lo deve fare per sottometterle. Cioè. Ma lo dice il cartone! Per quanto il cartone non parli di niente, lo dice! È una delle poche cose che dice. Sì, io spero che non consideri normale la violenza sessuale, ecco. Cioè sto video è fuori dal mondo, raga. <ride> Dai quella. Quando... Perché appunto lui ha subito determinate cose, quindi si deve vendicare. E quindi tu eh, devi quindi giustificare la sua vendetta? No, il protagonista è un no. pezzo di merda come tutti gli altri personaggi che gli hanno fatto quello che. No, nell'anime questo non le succede le mai! Non perché fa determinate cose, ma non a giustificare. Poi fermare di volo No, raga, tutti gli altri. <ride> <ride> ma poi che c'entrava con cioè normalizzare? Eh, qui il bisogno di giustificarlo da parte del pubblico non c'è, perché lo fa già la storia. La storia lo fa vincere costantemente. Lui riesce sempre a fare il cazzo che vuole Nonostante faccia delle cose orribili E questo è la storia che lo sta giustificando a fare quelle cose lì Perché se la storia volesse farti pensare a lui come a uno stronzo E eh, metterlo sullo stesso piano degli altri Ti farebbe vedere che lui è uno stronzo Ti farebbe vedere che le sue azioni poi hanno degli effetti negativi sul mondo Non che lui lo sta liberando dalla schiavitù Aspet infatti... Non che lui è un eroe La, la gente... Comincia a pensare a un certo punto che lui è un liberatore, colui che ha salvato dalle malattie. Cioè, eh sì, c'è cioè, la, cioè, è... la parte in cui attaccano il villaggio suo, eh, quelli del governo. Lui lo va a liberare e quelli poi lo, lo vedono come il salvatore, no? E inizia a farsi una reputazione positiva. Perché lui sta combattendo contro un regno che è corrotto già alla base. Anche se noi non lo sapevamo. Perché figurati se ce lo dicono le prime due puntate! Mica è utile saperlo. <ride> te lo dico alla terza, che ci te introduco anche lo schiavismo. E ho fatto. Però la storia giustifica pienamente le sue azioni certo. perché certo. sono fatte in base a delle cattiverie orribili che hanno fatto e ai caratteri del re piuttosto che della principessa che sono dei pezzi di merda uh, nemici poi effettivamente. Cioè, scusate, non, non ho capito ma quindi andando avanti diventa tipo The Rising of the Reduo Villain? Uh, sì. Cioè... Tipo. sì, tipo sì, non sto scherzando. Però lui rimane comunque uno stro. cioè, lui rimane un malato di mente lui, lui, è, lui continua a essere sempre più psicopatico. Cioè, andando avanti nel cartone, non è che il personaggio ha una involuzione diventando effettivamente un personaggio positivo. Il personaggio rimane estremamente negativo. Il personaggio eh, è sempre. Cioè, è un villain video per cartone, sé Questo cartone ci vuole insegnare che anche i cattivi possono salvare. Cioè, non l'avete visto, Coso? Megamind Mind. Come cazzo si <ride> chiamava? Brava, brava. <ride> Cioè, quello era carino perlomeno que que questo dobbiamo deturlo noi che lui è un villain, perché la storia non ti rappresenta mai come un villain. Cioè, quando vuoi giocare ma con c le la fa c la faccia ha è... scritto super cattivo. Cioè. Sì, ho capito, ma quelle sono le facce su cui il ragazzino di 16 anni si deve fare seghe. Perché guarda come pazzo, cavolo! Lui sì che sta fuori di testa. Guarda che trancia le teste, si fotte le puttane. E così via, no? Sì, sì, sì. Sono Però pazzo, pazzo, il fatto pazzo. è che la storia non prova mai realmente a portelo sotto questa luce qui. E quando giochi con le percezioni, provi a creare una storia anche controversa, devi, cioè, devi provare almeno a farlo perché altrimenti io lo vedo come un eroe, lo vedo come un personaggio positivo che tu stai giustificando. Sì, sì, cioè poi la delusione la facciamo noi che lui sia effettivamente cattivo, ma il cartone, anzi sembra quasi dirti, no, vedi che lui lo fa, ma comunque sta ottenendo effetti positivi. Fa bene a comportarsi in quel modo, bravo, complimenti, andiamo avanti, ti premo sul naso. I personaggi, specialmente le ragazze, proprio tutte le ragazze. Adesso io ho letto allora, che questa serie... È seguita per la maggior parte da ragazze. Bene, ottimo. Perché. Ma dove, mi... è alletto, però, però, momento, no, dove, dove è vero? Ma poi. Ferma di nuovo. Ciao sta parla. stronzata. Eh, L'ha detta l'autore. Ora mi spiegate l'autore come cazzo, fa a sapere quale demografica ha un anime di cui lui non ha proprio la minima conoscenza. Gesù Cristo. Uff. Trovatemi, trovatevi uno che dice oh, guarda, eh, un autore mh, completamente mh, lontano dalla produzione animata di e dice guarda il mio anime sto guardando le donne, ma tu che cazzo ne sai? ma, ma poi come minchia lo deve sapere? Poi non ha manco detto lo guardano più donne, lo stanno guardando un'alta percentuale di donne. Così ha detto. Che non sai proprio che cazzo vuol dire. Può essere anche l'1%, quest'altra percentuale eh, rispetto, di donne. Non aspetta, 0,5% è alto. Eh? Oh, C'ha ragione, c'ha ragione. Yeah. Fascinate da 50 bugie. sfumature di grigio, chi sono io per giudicare? Cioè, nel senso, io posso dare la mia opinione, e basta. Ecco, qui più o meno siamo a un livello di schifo superiore. Innanzitutto, se fanno la seconda Cosa? serie, io non la guardo, oppure la guardo, no. ma solo per vedere fin dove si spingono. Proprio come ho fatto con la prima stagione. Cioè, volevo vedere. Che livello di sicurezza? Sei cascato perfettamente nella trappola serie. del mal. Sono rimasto Do soddisfatto, ma le mie aspettative sono state anche superate perché dopo il secondo episodio che appunto racconta la vendetta di Keiaru che si prende nei confronti di Flair, ovvero una principessa del regno che lo ha maltrattato, io ho detto perfetto, per me finisce qui, la serie è finita per quel che mi riguarda. Proprio perché nell'episodio 3 ho già visto che c'era ovviamente solo mero fanservice, una scopata appuntata, giusto per far vedere quelle due zinne e attirare lo spettatore medio. Che dice, Oh, guarda, sono nudi. Poi effettivamente ha funzionato? La per la maggior Anche parte di Anche su questo sono d'accordo, però ha sbagliato pure pure. Un dedicata a queste scene di nudo. E ciasso? dici: ma eh, magari col giusto sì, contesto metti, potrebbero essere. Spiego il giusto perché. Perché lui ha detto che uh, l'anime si può considerare finita la seconda puntata? Anche io dicevo così: che secondo me potevi benissimo mettere la pietà uh, sopra lì perché non c'era più una motivazione. però lui ha altre due persone da uccidere, e soprattutto te lo dice alla fine del secondo che vuole scoprire uh, la verità dietro le re dei demoni. Sì, perché lui. Quindi, in realtà, le ecco, aveva motivazioni. Ecco, c'aveva il dubbio. Ce le ah, infatti, ce le ha le motivazioni, no? <ride> è vero, è vero. Vai, vai, puoi ripartire. Essere anche accettabili, certo, col giusto contesto. Ma la maggior parte delle volte è giusto, facciamoci una scopata. Cioè, capite che un anime del genere, secondo me, eh, non può durare tanto. E se non fanno la seconda stagione, io sono veramente contento. Ma più che veramente contento, riesco a capirli. <ride> Ho fatto vedere i primi due episodi di questa serie a un mio amico, e mi fa questa serie è per malati mentali. Sinceramente non penso che per malati mentali, ma semplicemente è una serie che uh, deve essere capita per quello che è, alla fine, quello che vuole la Sì, vabbè, di sì, certo non sono cose da imitare a casa, cioè nel senso è puro intrattenimento visivo e non mm. deve andare oltre alla visione dell'anima. Infatti ah, tutti si intrattengono a vedere una persona che ne scopre un'altra. Non c'è neanche un disclaimer che ah, dice, no? ah, questa è opera di finzione, eccetera, <ride> mi raccomando, no. non imitateli a casa, come ad esempio c'è in un anime recente che ho visto, ovvero Grand Blue. Che appunto è un anime dove ci sono universitari che bevono e fanno cose insomma e c'è proprio questo disclaimer all'inizio ah questo qui è solo intrattenimento non imitatevi per Raid do filler non ho mai visto questo disclaimer scusa posso, posso, posso dire che se c'è bisogno in un cartone che parla di stupri <ride> di mettere il disclaimer di non farlo a casa vuol dire che in una società c'è qualche problema ma, ma uh, posso, cioè. posso dire che um... C'è anche il fatto che ci troviamo in un mondo fantasy con delle bestie. Mettere un, un cazzo di uh, disclaimer non fare... è un'opera di finzione. Penso che... Eh, A meno che tu non esci... Non ci pensa molto prima di dire queste cose, ecco. Io non ti so, magari lui... Mi raccomando. È... Mi raccomando, pubblico di Anime Tea Time, mi raccomando, non andate a giro a stuprare <ride> le ragazze lupo che incontrate per strada. Le donne non mi si raccomando. stuprano, soprattutto Stuprate. le necomimi. Le, le necomimi, le cioè ragazzi, io non so che eh, le... E soprattutto non utilizzare una tecnica di cambiare il tuo volto per andare a vedere una tizia eh. e fregarla. Ma scusami! Ma, ma, che, ma, ma che disclaimer devono mettere? È più evidente che è un'operazione! Non tornare indietro nel tempo per come la tua vendetta. Ah, comando, non, non buttate in galera la gente che vi sta antipatica facendola diventare assefatta dalle droghe ecco. affinché possa utilizzare la è sua magia. Ma stuprata poi cura. da chiunque. No. Quello no Quello Usare no. la magia di curagione per salvare un esercito Dal signore dei demoni Ah, oh. Giustamente all'eroina ero, all della spada Non fate ricrescere il braccio Utilizzando <ride> <puttana, se> <ride> non... Scusate, Don't try this at home Don't try this at home Oddio, Sì ma poi soprattutto piuttosto che parlare Con le persone Pensate ad un piano per ucciderle O trasformarle <ride> Nelle vostre schiave sessuali cioè, io non ho capito. Ma quando una persona dice una cosa del genere: Ma ci pensa. pensa? Cioè, <ride> per me no, perché scusate, io, io non ci ha pensato. Oppure era una battuta. È una battuta è molto più triste, ancora. Non so quale delle due opzioni vorrei. Non lo so, io mi, mi sento un po' spaesato Devo dirvi la verità da quello che ho appena sentito, finiamolo qua. Sì, sì, finiamo. Vabbè, che è abbastanza ovvio che non siano modelli da imitare. Però eh, scriverlo, secondo me, per uh, un giapponese medio sarebbe eh, molto, molto. Ma perché? ]issimo. Sì, ma che i giapponesi medio sono dei maniaci sessuali? Non ho capito! Beh. Beh. <ride> ma pure il razzismo, mo! E ci mancava solo allora, questo. Scusa però su determinate cose non spotto bugie in realtà. Eh, cioè, da chiedi, Vabbè, chiedi Sì, ma, ma non è che dobbiamo mettere un disclaimer lì. Un anime fantasy in cui il protagonista è, è un mago mentale, perché altrimenti i giapponesi lo copiano. Ma non è che sono tutti psudomi Miyazaki, perdonami. Non è che sono tutti là un uscidicchio no, 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 che no, per no, cambiare no, 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 no. le opinioni mettiamo il gas nervino nella metropolitana. No, no, no non non sono capito. pazzi. Non hai capito? Io mi riferivo a Gran Blue. Cioè io non voglio che i giapponesi poi vanno a fa scuba diving. Ah. Ah, <ride> <è> quello. <ride> Ok, scusa, no, allora è legittimo, era cioè un perdone. Scumadeglia è, è pericolosissima, sono troppo cioè... Certo, ma cioè giappone... che vedi che muori. Cioè, scherza. Guarda che a Sapi c'è chi è morto per lo scumadeglia. Eh, so, sì, è grossetto. Tipo, muore, finiti, finiti nelle caverne. Eh sì, ma è finita anche al telegiornale. Sì, quello di Sapri? Sì, sì. Ah, lo, no, no so non so se, so se fosse si... di Sapri. però cioè, so che cioè, so cose che sono riflitte anche al pregionare. Ma anche da noi succede che la gente muore al mare. Eh, Italia è fatto sparer su Mavaurio, ma vaffanculo, Luca. Vai da <ride> un scirrinchio, finiamo. Sto vino, ragazzi. Io ne posso più, tutto perché vedo certi tipi di hentai e tanto bazzico su determinati siti. Ma lo faccio per la scienza, non certo per uh, Ma anche se ti vuoi fare le seghe, che, che cazzo ce ne puoi? Terra, che il più delle volte mi traumatizzano. E dico: ma forse dovrei smetterla, ma no, perché voglio vedere fin dove la mente umana andrà. E devo ammettere che ogni volta rimango sempre più sconcertato. Esattamente come succede con ogni episodio di Raid of Healer. Si va sempre peggio. Io non so cosa succederà nella seconda stagione, non voglio saperlo. Ciao! Eh, comunque voi siete liberi di guardarvelo fare quello che volete. Però, grazie, meno male grazie, col permesso. Ma effettivamente cioè. col permesso. senza il suo permesso. Anzi, non la... Anni, È uno schifo. Sta storia, grazie per averci dato il permesso di guardare quello che ci pare. No, non, non ho capito che ne pensa, però, eh. ma non l'ha detto! Ma fa, fa schifo. Ma ha non... detto: sì, è brutto. Eh, però c'è cioè, questo discorso interessante di più che non viene mai giustificato. Cioè le motivazioni per salvare ce l'avevi anche se sbagliate tutte quante. Non, non so che dirti Italo, mi sento un po' spaesato da questo video. Oh sei un pazzo. Che ha scritto? No, 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 no. Lo leggiamo, lo leggiamo. No, questo non lo possiamo leggere. Questo lo leggiamo, <ride> però, però ho riso. Non leggete neanche sì, Vanitas. No, figurate. Vanitas, Vanitas, bannatelo per favore. <ride> meno male che avevo, meno male avevo detto di non scherzare su certe cose. Ma... E o volete gustare un ultimo video negli ultimi 5 no. minuti live. c'è e... boh. Cioè qualcosa, qualcosa o qualcos'altro? Aspettate della da pila please. Se vuoi, eh, Ah, fra, non lo sbannare però avanti. Se lascio lo bannare. Che la gioca io non vedo nient'altro che posso. No, 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 lui basta. Può... Non ce la posso fare a reggere un altro video suo. Ce reti di Ice School of the Red. Che ci serviva. No, non ce la posso fare per un altro video suo, ti prego. No, per favore, basta. Basta. No, basta lui, per favore. Vediamo sì. se trovo qualcosa nella mia playlist reaction. Um intanto leggere, la mia magari. playlist reaction c'è cioè, il pubblico è combattuto. C'è cioè, chi dice basta, chi vuole altro, quell'altro che vuole lo stream di Chiara. Ma è quello con Roboco perché in caso te lo metto, eh, no, Koachan dovrebbe essere oggi. Vabbè. Ah, cioè questo qui è 5 minuti proprio precisi. Dai, non l'ho visto, però sembra interessante. Dal video Vabbè, con content, no, non lo so, non lo so. Proviamoci, dai. Sì dai ci guardiamo l'ultimo video e poi ha Si chiama recensione vari manga Dura 5 minuti Benvenuto, benvenuti, benvenuti, benvenuti cari, carissimi followers. Benvenuti oh, a questo nuovo video. Uh, come Lo chef Toni vedere, sembra! sentire. Eh, <ride> un po' più gioco, no. Guarda le, sì, le le cuffiette! Delle, delle, pare un chefotoni! Ho capito? Che, quello uh, è il classico okay, tipo eh, che fa le vendite ai eh, mercati. Comprate l'affilatore! Scusate, potete mettere un minuto pausa. Eh, ovviamente ci... ah, scusatemi ma guardate ah. come si è presentato Ha ah, le cuffiette Tutto dispiegato nel tavolo E sembra che mi deve vendere i manga Per me è lo chef tonico sui che Miracle Blade fa. Il baffo Oggi vi faccio un'offerta Che non potete ignorare Vi faccio lo scondo Mi rovino Mi rovino <ride> Che grande il baffo <ride> <ride> dai, dai, dai un con Netflix recentemente. Il... Bah, è vero, è vero. Proviamo sempre nel negozio di multiplayer. In ah, è Palermo a qua. Casella, 130. Ah, ci devi andare. Ah, ma io lo so dove è il multiplayer, qua dietro casa. No, ti prego, la live in cui ci vai mentre ci danno il video e spacchi tutto. No, 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 no. no, Io conosco, conosco anche il proprietario di multiplayer. Dai, no? ti prego. Però... Perché, tu non ce... perché lui ce le fa le i video dentro e tu non ci puoi fare le live? Scusa, eh. ma perché ci devo fare le live al multiplayer? Che là no, giocano tutto no? il tempo a Yu-Gi-Oh! Cazzo, ci vengo io allora. Ti giuro per te. tu di a Palermo. Ti, ti giuro, ti Paolo. ci faresti le seghe, tipo fanno tipo 400 tornei al giorno, un macello di premi. Te lo giuro. Spacchi tutto per goliardia. Sì, sì, come dice Renato Ganti. 30. E vorrei iniziare con Attack on Titan. Oh, un questo non che ho nelle mani modo. è il terzo volume di Attack on Titan. E voglio parlare di questo. Che il terzo, Allora, innanzitutto, non, terzo. non mi ricordo quando è Ma un po' partire dal terzo. È uscito 5 anni fa. Sì, una roba del genere. No! no! <ride> il 2012, c'è diciamo bisogno di avventure censi, chiama... attacco i giganti. Eh, non sì, non soprattutto non che sapete quando è uscito. queste cose, più che altro. Era una giovane età. Non non, non, non metteva molto impegno nelle sue opere. Comunque, col passato, il eh! è cresciuto moltissimo. Più che altro è migliorato anche nel, per quanto riguarda i disegni. E, e da lì è diventato un anime, molto, a, anime manga molto famosissimo. Molto famosissimo! <ride> <bo> <ride> conto... Isayama si è impegnato! E allora è diventato un anime manga famosissimo. Molto, super, famosissimo. molto famosissimo! Scusate, posso. Posso dire, posso dire che se io avessi una fumetteria, una pubblicità del genere, non la farei mai fare a qualcuno. Immagino. Ti ho scritto in un canovaccio. Non dico scrivere il video, puttana. però. Almeno poi tagliare, Cioè, il video è editato comunque. C'è cioè, messo tutte queste strozzate sopra. No, poi puoi fare un taglietto, no? Bene. Ah, vai riguarda death note death ah, Not è finita, ha, ha finito di parlare di attacco ha Paolo ah, beh, 10 bits è <ride> <L 'ha> diventato un <ride> anime molto famosissimo grazie Alex Paolo per i Bitz. però non ce l'ha letto il bot chi da giocatore esperto di Yu-Gi-Oh! posso dire che è il peggior gioco di carte dopo Magic eh, eccolo. Oh, ok che okay. <ride> yeah, sono curioso che è stavolta Alex Paolo 10 ha tifato oh. con 20 bits vorrei far notare gli altri manga che ha sul tavolo <ride> però vedi sì, abbiamo tanti, 20, tanti. 20 gli alletti 10 no 20 gli alletti vedi che sto bot va in base ai cash <ride> la voletta io è un bot oh. uh, fatto su di noi su misura ma io ho chiesto yeah. un aiuto per, per sistemarle e nessuno mi ha voluto dare una, una mano ma ci credo chi cazzo gliene frega di sta roba papà. Dai. anche eh, uscito nel 2006 è stato anche uno dei grandissimi volumi, grandissime opere per quanto riguarda in Giappone niente Pentium un te l'ha letto uh, mannaggia la mia esattamente 14 anni fa con, grazie per i beat uh, il primo volume, questo che ho nelle mani, infatti, il primo volume è di Derp, Per quanto riguarda i disegni, che più, diciamo che l'autore ai tempi non, non era molto bravo nel, nel ma chi? disegnare i dettagli dei personaggi. Perché poi sono attori, due autori delle pagine che, che ma Che cazzo diceva molto più bravo di prima. Me, ma, ma che dici? Dettagli. Non era proprio, non era bravo a disegnare i dettagli. È cioè, l'unica cosa in cui era bravo. Poi poi adesso ha fatto sto stile super scarno. Che fran proprio è, in Death Note è un mostro proprio in Death Note c'è cioè quella scena verso la fine della processione che Ma... è solo dettagli <ride> Poi l'autore Sì ce n'è due Non leggi pure so, la copertina Ho oh, boh, un passare degli anni Anche l'autore di, di Death Note è migliorato tantissimo Sono due È l'autore Italo Ma molto tantissimo è scusami Bellissima anima Molto piaciuto da tutti Bellissimo animo molto... È molto piaciuto <ride> da tutti Vabbè <ride> Sì Ma, sì, ma for... io non voglio essere cattivo eh, eh. Però se non sai parlare Perché devi fare i video Beh, dè, dè, Ma in realtà io non ci faccio neanche tanto caso Perché più o meno come qua parlano tutti tutti. vedete che quello, io infatti io volevo dirlo però poi non voglio passare ah, per... vedi, vedi che io per... sono Sono no, gra... cazzo ce le tirate fuori porca puttana P però vedi che io sono di gran lunga superiore a livello proprio di eh, sintassi ma qui mi stai, che a Palè... a... Cioè, mi stai dicendo che a Palermo molto tantissimo è un'espressione comune Michael, qua molto Mol... bellissimo molto bellissimo è molto meglio molto il migliore cioè, figurati, io ne ho sentite! L'altro giorno ero, ero praticamente andato a, al lavoro dei miei genitori, esco, e um, due persone parlano fra di loro e dicono sì, se, se vorresti potresti mi giro se volessi, e me ne vado perché ormai io non ci faccio più caso. Eh, quindi capite che il problema. Cioè, io sono di gran lunga sopra la media. E voi vi lamentate di me che comunque parlo più o meno in italiano. No, quando in la situazione è questa: qual è il problema di tutto questo? <ride> è cioè, il problema. È grave. è grave, sì. È, è grave, ma che, che volete? Qua. Qua utilizzano. Se nel qua... 2021 pensi di poter dire molto, tantissimo. Peraltro, su video di YouTube, io capisco. In senso colloquiale. Però, se tu fai un video su YouTube, usi un altro gesto linguistico. Non parli come parleresti con, con i camici. Voglio farti leggere quello che ha scritto Vincenzo. La situazione media. Qua è Berto. Vabbè, quello pure. È... No, no, ragazzi. No. Cioè, io e Vincenzo, parliamo in italiano anche fra di noi, più o meno. Eh, però la situazione è bella vero continuiamo per favore Bagnanti. dai che è così si sì, avanti: si che sennò... sforiamo dei, dei, dei mi piace eh? molto piacido daffna <ride> per quanto riguarda dimoslayer è questo, molto questo che c'ho nelle mani il che è il di cazzo eh, ah, è dimoslayer ti mettono a iba ti mettono a iba non so come si chiama l'autore però dico non mi per quanto mi riguarda quanto porto... i dimoslayer non design. mi ricordo esattamente come si chiama l'opera ma c'è scritto là. <silence> Kimetsu no! Ci metto un'oia eba! No! Ce la <lo> posso fare! <silence> VG, io non pensavo che a questi livelli ho detto, oh me, sinceri, pari manga! Sarà <silence> molto approssimativo, ci potremo fare qualche risate. Ma a questi livelli, proprio no! Mi dispiace, io non so che dirvi. <silence> Cioè, io mi sto sentendo un bullo, raga! Mi sto veramente sentendo un bullo! C'è cioè, porca puttana, ma te lo cerchi! Lo fai pubblico! Ma è che la gente te l'ha chiesto, se tu ce lo metti su YouTube. Io questo ragazzo non lo conosco, conosco il proprietario di multiplayer, ma non conosco questo ragazzo, ma sono sicuro che è un, è un bravo ragazzo. Non mi ricordo come si chiama questo manga che si chiama Tokyo Revengers, non mi ricordo. <ride> anch Anch'io sono che sia un bravo ragazzo, non metto in dubbio la buona volontà, la buona fede e tutto, metto in dubbio la capacità intellettiva. È quello no! il Fuori, te lo tirano fuori, te lo tirano fuori, una certa. E dalle tre che devo ascoltare le persone che parlano, all'ultimo all 5 minuti non mi puoi far sentire queste cose. Per favore, finiamo. abbiamo 108 spettatori, questo ti... Per favore, Oggi, abbiamo, di, eh, per favore finiamo sto Oddio, per favore, fate questi numeri quando facciamo le cose che non mi fanno sclerare. Io, madonna. Eh. Per favore, continuiamo, la, finiamolo, non finiamolo. ce la faccio più. Quindi è la storia. Eh, Il Slayer non lo batte nessuno, dico. Bellissima storia, eh? personaggi, se devo votare i personaggi, li voterei 8 su 10. Bellissimo Dimo Slayer. Poi per come, quanto riguarda Myra Academia. Ma perché, perché è bello 6 anni, di... anni fa questo che c'è nelle mani è il secondo volume di Mayra Academia ma <ride> perché volume a Giustamente sì. abbiamo anche un Fanko Pop sull'antagonista di Mayra Academia bellissimo Funko Pop è la è la primo arco. Eh, per quanto riguarda Mayra Academia ehm, non mi sono aspettato molto perché più che altro mh, il manga rispetto all'anime il manga è più. molto più bello, più dettagliato rispetto all'anime, perché magari l'anime ci sono alcuni pezzi... dei spezzettoni del manga... Ma allora, perché non li aspettavi molto, scusa? Quindi se cioè, devo votare l'anime, lo voto per tutti 10. Allora per quanto riguarda il manga grazie Alex per i beat sì 7 su 10 grazie non grazie. sono un gran fan di Mad Hatter l'ho visto sì però non, non mi ha dato questo questo grande impatto io non so che non dovrei fermare ma Cristo Dio hai detto che Demon Slayer è tipo la, la, la cosa più bella personaggi perfetti 8 questo non mi è piaciuto molto 7 <ride> personaggi però dillo che anche i voti a Palermo sono una cosa standardizzata <ride> tutto, cioè... non c'è una cosa così la cosa sì, dobbiamo prenderci la con te dobbiamo prenderci la con Palermo i sto mi dispiace se c'è qualche palermitano in chat spero che possiate dissociarvi da, sia da Paolo che da questo tizio. ma perché c'entro io Paolo. in tutto questo <ride> cioè io non, non faccio queste cose Oh, certo. ah, Finiamolo e per, ecco. per favore, mi stanno avendo soltanto battute bannabili in questo momento <ride> poi per quanto riguarda Tokyo Ghoul ultimo manga stupendo, un manga fenomenale. stupendo Dai, bellissimo quello è, è, è uh, che c'è sembra... nelle è primo volume, bellissimo uh, bellissimo. Ovviamente qua anche tempo fa l'autore non ha avuto problemi nel disegnare personaggi e dettagli. Ma lei ha tifato con 20 Se devo pizza. dare un voto a questo Ma Non lo devi dare un voto, non c'è bisogno. Sì, l'anime è pure bello, però per è ancora la bello. prima e la seconda stagione, perché dopo la terza stagione di Tokyo Ghoul... Non è... Dopo la terza stagione non c'è più niente boh, <ride> <ride> Che ne fate tre Vabbè dico Poi sono i volumi che ho presentato Spero che questo video vi sia piaciuto E sì, come sempre tantissimo. vi auguro e Il mio nuovo youtuber di, magari, preferito passare Con il nostro codice sconto Che potete richiedere, eh, richiedere Contattandoci su facebook Su, su instagram Sui vari social eh, perché non lo paghi qua il codice sconto? Eh, <ride> Se sì eh no, li devo contattare per yeah. farmelo da casella, metti, che, di metti che lo usano? Eh. Ma ha pure sbagliato il codice sconto. No, no, ha sbagliato il nome del negozio, è diverso. Ma secondo me questo è un ragazzo che andava lì a comprarsi i bleach. Gli hanno detto: vuoi ah, fare un paio eh, di Paolo video? Va ah, bene, però io non, so parlare, eh. cioè, Ragazzi, io non non so parlare. Io non un cazzo giaggio, di manga E tra te 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 mica c'è bisogno. Già giù, eh, Italo, devi imparare. Che quando parte il bot devi stare zitto. Lo so ma che ma non è non difficile, Ma so come eh, lo no, non lo sentite che sentiamo. al massimo? Ma mi L'ho no, detto anche prima che non lo sentivamo noi, ma lo sentiamo. Ma non può essere che non lo sentite. Eh, non può essere. Scusa, ho, 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 un trauma, ho un trauma alle orecchie dopo sto video e non ci sento più un cazzo, va bene? Lo sai qual è il problema? È che io dal, vedo, c'ho il mixer qua davanti e quando vi mando un segnale, io vedo Aspetta, i picchi. Allora. No, qua non ha parlato, mi dispiace. Ho sentito Keion e basta. Basta. Cioè andiamo. Chiedo, ah boh, chiedo, eh, chiedo sì, comunque scusa a tutti i siciliani, i palermitani. Non, non avevo assolutamente niente contro di voi. Non sono Tutta, uno di quelli... Scusatemi. Penso che eh, la siano presa. Metti che uno. No, siccome Alex Paolo la de, dice, si, si, uccidete già giù prima che dica cose bannabili. ci cioè, sta che magari qualcuno se l'ha presa. Ragazzi, grazie a tutti per i bits che ci state donando. Grazie, ma... grazie mille. Ho fatto il Rhythm da 20 punti. Che quel da 1000 punti da 1000? Ma che Rhythm Ah, beh, eh, a, so, ringraziamento però. a Keiarub Che Paolo! che best ah, main redeem. character. Ever. Sì Gazzi, sì va bene. Che... Non lo farò mai. <ride> okay, rispondo velocemente a Fox Sounder, poi chiudiamo. Chiedeva uh, visto che abbiamo parlato solo i segai moderni. Quali sono invece per te gli segai più degni di Nota Y? Ciao, degli anni 90 direi un Ray art quello che mi viene più <ride> poi uh, narnia degli anni 40 già giù è uguale ho eh, sbagliato l'epoca è uguale Tanto e il art, art mi viene in mente degli anni 90 che è molto significativo per uh, quel genere lì va bene vabbè chi c'è Paolo fa il ride facciamo, so. facciamo il ride faccio il ride io sì. online. vediamo chi c'è online esegui un ride allora abbiamo uh, Dario o Spooky Cat ah e ci sono soltanto loro due online Casi, sì, Spooky la Cat VTuber, la VTuber eh. ah ok eh, ma sì, ma andiamo lì da Spooky Cat dai ci ha 20 spettatori vai. Salutatecela o oh, salutaticela no non è il tra... no no è il trappolo eh, salutatela e vi auguro di migliorare la vostra serata rispetto alle mie condizioni mentali di questo momento. <ride> che ora deve andare pure a lavorare. Se, ricordatevi: eh, se siete allora, abbonati, ci vediamo alle 21.30 eh, su Discord. Per guardare, ragazzi, Mars of Destruction. Grazie per poco. averlo fatto l'unica volta in cui non ci sono. Ciao a tutti.